Eccoci qua, benvenuti a tutti. Guardate qua, Kosatska, sottomarino, madre Russia, eccoci qua. Siamo qua, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ecco. Adesso questi qua. Esatto, yes, Immortix, yes, esatto. Jack, la maschera, sai che non posso togliermela in qualsiasi momento. Allora, prima cosa importante da fare. Securiser, mi devo mettere boss. Per fare il colpo mi devo mettere boss, altrimenti non me lo fa fare. E chiamiamo l'organizzazione, visto che andiamo a esplorare Caio Perico, Laika, come il cane che è andato sulla luna. Bel nome, dai, cioè, promette bene. Ha fatto una bella fine, Laika, eh. Ma soprattutto vedremo angolo del videogame, vedremo angolo del videogame fare il viaggio assurdo. Angolo del videogame, mannaggia, angolo del videogame. Come farà Kla, più tardi. Nel frattempo avrei chiamato un ragazzo a giocare con me. Nel frattempo andiamo a esplorare Caio insieme. Ma è in ritardo, o non lo so, si è disperso negli oceani di Los Santos. Quindi, prima di andare a Kosatska, vado a farmi una nuotata. Eccoci qua. Nell'Oceano Pacifico, mi sembra giusto, certamente. Andiamo nell'Oceano Pacifico. Per fortuna c'è il dinghy. Quando voi comprate il Kosatska, che costa 1,5 milioni. È molto gentile il gioco, vi dà anche il dinghy, vi dà anche il dinghy, così lo spingi. No, l'avete capito, dai. Eccoci qua. Ma Revil, mamma mia, ma tanto che parliamo di Resident Evil, giochi anche all'uno stasera, no? Non so se si può dire, se è un'esclusiva, una sorpresa, qualcosa. Cioè, dimmi te, se si può dire, altrimenti non si può dire. Ed eccoci qua, it's time, oh, it's time to schiantarsi, ok, mi ritocca, e vabbè, dai, ci sta, ci sta. È bello quel gioco, tanto è veloce, no, non è molto veloce, cioè, 25 anni dal primo, eh sì, lo so, volevo dirtelo, ho visto oggi su una sezione che seguo di retro gaming. Ok, se la finisse, ecco, perfetto. Oh, vediamo un attimo se è arrivato il ragazzo che deve giocare con me, e gli mando l'invito. Vediamo un po'. Attività online. No, non c'è, non c'è. No, non lo trovo, non lo trovo. In compenso c'è Antonio. Se vuole arrivare Antonio, io chiamo Antonio, non cambia niente. Vediamo, dai, vediamo. E boh, e ci siamo quasi, dai. Allora, a sto punto inizio a tornare su Caio, poi lo chiamo dopo, non è importante, dai. Boh. Andiamo, andiamo Caio, dai. Tutti a esplorare l'isoletta magica. L'isoletta magica. Perché non so se avete sentito, c'è una gatta nervosa, un gatto nervoso che sta urlando. Perché vuole venire anche lui di qua. Va bene, dai. Si va, si va. Vabbè, ci riusciremo? Si spera, dai. Ok. Ho già una mascherina, è un bug. Quindi intanto si mette la mascherina. Vabbè, vai, inizio. Ho aperto il gatto. Bene. Oh, porco can. Mi sono decapitato le cuffie. Mi sono appena decapitato le cuffie dalle orecchie. Che dolore. Allora, ci siamo, dai. Ci siamo, ci siamo. Non perdiamo tutto tempo. Iniziamo ad andare a Cairo. Ok. Allora, facciamo un giretto. Vediamo se troviamo qualche segreto, qualche mistero sull'isola. Io non so nulla, non sono spoiler. Ieri ne ho trovato uno. Ieri ne ho trovato uno. Molto molto particolare. Ok, benissimo. Raggiungi. Ciao Pier! Ciao Pier! Tutto pronto? Passamontagna preparato. Questo ragazzo più tardi, Geruxian, andrà in giro in passamontagna in live. Quindi mi raccomando, fate segnale a canale per il vestiario minaccioso. No, non è vero. Dai, si può fare, è già controllato. Stendo da 15 minuti, ma non stai soffocando con quella roba addosso, mannaggia. Vabbè, ma se la fai, no? Ce la fai, giusto? Ciao, Mr. G. Mr. G. Beh, Mr. G. Dai, che siamo 25 anni di Resident Evil. Siamo 25 anni di Resident Evil. Infatti, ora andiamo nell'isola degli zombie. Va bene, allora. Count. Dai, che sono qua, dai. Si va, si va, si va. Come andrà? Mi chiedo, come andrà oggi questo viaggio? Si è
po' lontano, lo so che purtroppo bisogna andare fino a là, poi bisogna aspettare, si va, allora si va in aeroporto, ogni volta che bisogna andare a Caio, volete andare a fare un giro a Caio Perico, aeroporto, e poi andate, bisogna, cioè tocca aspettare, ecco qua, è un po' lunga ma si riesce dai, tutto sommato si può riuscire dai. Questo qui è un bel elicottero, mi è costato 1,5 milioni. Questo qui non è dato col cos'asta, eh. Dovete comprarvelo per conto vostro. Bene, 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 bene. Dai che si va, dai che si va. Spero che siate pronti perché oggi ci si scatena veramente. E poi stasera tutti da Rebel Master, tutti da Rebel Master, che ci gioca a Resident Evil. Uno, l'originale, eh. Cioè, Pierre, puoi imparare un po' di dettagli sulla storia di Resident Evil da buon Rebel, eh. Insegna, ti insegna tante cose, tanti segreti, tutte le cose su Jill che avresti mai voluto sapere, ma proprio tutte, veramente, tanti bei dettagli. Ah, Mr. G e Mr. Grey, mannaggia, l'ho capito adesso. No, Revi, questa battuta era cattiva. Chiamare una persona Mr. Grey è un insulto gravissimo, Mr. Grey. Ottimo, direi. Mr. G e Mr. Gerux. Ah, vabbè, Mr. G e Mr. Gerux, l'ho capito. Va bene, va bene. Guardate che siamo arrivati intanto, tra una chiacchiera e l'altra. Siamo vicini all'aeroporto. E non è la partenza come la prima volta che fai la missione, ma è la partenza dall'inizio. Ciao signor Gallina, ci sono i sound effect attivi, eh. Alex, ci sono i sound effect attivi. Se vuoi galline, basta che premi gallina e gallina sarà. Come stai Alex? Tutto pronto? Sì. Grazie per la gallina. Stiamo aspettando, guardate, dovevo aspettare Stefano, ma Stefano non sta arrivando in tempo, quindi vado a Caio, non si aspetta più. No, ho sbagliato strada, è di qua Caio. Qui vedete un ottimo atterraggio, assolutamente, non è finito in fumo bianco, è solo un'impressione. Ok, tanto che aspettiamo qua. Andiamo a scoprire i misteri dell'isola di Caio Perico. Ne ho trovato uno ieri, ve lo mostro. Questo in diretta, ecco qua, un grande mistero. È proprio un mistero degno di essere chiamato misterioso, non sto scherzando. Qualcosa di pazzesco. Eccoci qua, nel frattempo. Ok, vediamo come va più che altro. Che ne pensate? Oh, ci siamo, eh. Allora, siamo arrivati. Mi ha detto il buon Andre di guardare a sinistra della sala da ballo. Non so cosa ci sia. Mette piccolo, è piccolo e sta a sinistra. Vediamo cos'è. Io non ho più pari idea. Eccoci qua, il nostro personaggio sempre molto sobrio. Molto, molto sobrio. Guardate qua. Che sobrietà con la maglia dei Benvenuti. Boh, ci sono gli alberi. Vediamo se lo trovo. A sinistra. Qua non vedo nulla di strano, roba al tappeto. Quando Jack dice grazie per la mia sonora nella stanza. Oh shit, we go again. No, ma in realtà non c'è neanche. Devo dire che oggi sono solo sul letto, tranquillo, a giocare di dirà. Sono tranquillo. Posso dire a tutte le galline che. Grazie per la gallina che voglio. Non sarà facile trovare quello che devo trovare. Perché non so cosa sto cercando, capisci? Il bello di un easter egg è quello, che non sai cosa stai cercando, ma lo troverai. Boh, vediamo. Sembra di girare nella vegetazione genovese qua, la vegetazione della Liguria, la provincia di Savona. Le cose le ho viste a Savona. Oh, vedo solo delle farfalline, boh.
palline, andiamo alle palline. Eccoci qua. Bel mistero, bel mistero. No, certo, sei piccolo, è piccolo, sei piccolo, piccolo di tagliato. Guardate, è l'ultima occasione che abbiamo per vederlo, non è che ci saranno altre occasioni. Poi c'è il colpo, ragazzi, poi c'è il colpo. Quando arriva Kla, si colpeggia in compagnia stealth, ultra stealth, con le armi silenziate. Ho speso $5,000 per quelle armi silenziate. $5,000 non è un problema in GTA, GTA $5,000 non c'è manco. Forse ho visto qualcosa, ripeto, non ho più fare idea di cosa dovrebbe essere qua, a meno che a sinistra non sia questa. No, questa non è questa. Oh, la sinistra è questa, attenzione, la sinistra è questa. Oh, non si sente cosa dice, non è grazie. Grazie per aver fatto presente, Revi. Grazie per aver fatto presente. Avevo volume troppo alto, adesso l'ho abbassato un po'. Perché questa cavolo di musica non è neanche fra i miei gradimenti. Leggi su, devi cercare la statua di Osea. E no, dai, a parte gli scherzi, non credo sia la statua di Osea. Sto cercando... Ma te li sai i misteri di Caio? Io no, guarda, in realtà... Sono andato qua perché Andrea mi ha detto vai dove ci sono gli alberi e tutto lì. Però... Non vedo nulla. Vedo solo belle persone che ballano. Qualche donna, qualche padre. Quale easter egg? Quale easter egg? La statua di Osea. No, ma sei serio? C'è veramente una statua di Osea. Ma ha detto che è piccolino quello che devo cercare. Piccolino, piccolino. Magari è un animale. Magari è un animale, non lo so. Ah, sei scherzo. Ciao Pietro, è il giorno del colpo oggi. Siamo a Caio a ballare. Eccoci qua. Ma che bel ballo, il nostro Mike Abel che sta ballando. Chiaramente Mike Abel, vedete dalla faccia, Mike Abel, chiaramente lui. Benissimo. Mi infiltro, se non trovo sta cosa. Tanto non mi beccano, tanto non mi beccheranno più. Peccato perché speravo di trovare sto segreto, ma non l'ho trovato. Andiamo. Tanto ce n'è uno che voglio farmi vedere io poi. E vediamo come va. Appena iniziato il primo giorno della settimana, già sono mezzo addormentato. Partiamo bene. Classica settimana, si parte bene e può andare peggio. Eccoci qua. Sempre un classico. Boh, vediamo. E fuori, ottimo, per te la festa è finita. Finita sì. Allora, vi faccio vedere intanto cosa ho trovato io. Io stavo andando a cercare gli strumenti dell'arrampicata. Sì, comunque tutto bene, Pietro, guarda. A parte che mi sono visto altri video dei brocchi del calcio, i bidoni del calcio, sono dei video belli che fa One Football. Mannaggia, c'erano dei giocatori assurdi, non chiedetemi neanche come si chiamano, perché mi dimentico subito io. Ma dei giocatori veramente, veramente scarsi. Ma cosa ne pensi della scelta di Ox a cambiare radicalmente la storia con la materia di atto, dove il giocatore è condizionato a questo dato che la forza di atto diventa più minore? Ma ci sta, ti sei abituato, il gioco si sta facendo troppo facile, ormai è diventato facilissimo il gioco. Ci sta, dai. Non... Tanto alla fine bisogna reggere finché regge, ecco, non so come dirla. Eccoci qua, siamo... un cadavere! La prima volta che vedo sto cadavere. Cos'è sta cosa? Un cadavere con qualcosa in mano. Vediamo se posso mandargliela, Pavel. Sì, posso mandargliela. Mannaggia, c'era un cadavere. Carino, che carino. C'è un cadavere con qualcosa in mano. Non si stava annoiando. Devo ricordarmi di parlare a Carissa. Ovviamente. Ma chi era? Era Nathan Drake questo. La malattia spiega la frase Arthur Rasuore. Sì, vabbè, ma... Sì, almeno sappiamo per cosa. Almeno si sa. Adesso almeno non c'è più il dubbio per cosa. Ai tempi ne avevo parlato, che ho detto non vorrei... C'è una persona che porta a Red Dead Redemption 2, che si chiama Alex Magic. Sto Alex Magic, non è anche detto Magic, ma Alex Magic, ha detto che Arthur ha sempre la tosse ed è sospettoso. E Valerio mi ha detto, ma no, non è spoiler, in realtà è una cosa che capita e basta. Perciò non prenderlo come uno spoiler, succede... E basta, metto, non è nulla di cui devi preoccuparti. Cioè,
Cioè, diciamo che dai tempi che sapevo, dai tempi che ho seguito la tua live, Alex, che succede sta cosa. Boh, vediamo se si possono anche fare qualcosa qua. Sì, succede, basta. La cosa che ho detto. Ai tempi anch'io avrei bestemmiato dietro, mi ha detto. Però oggi no. Eccoci, siamo arrivati, ragazzi. Una balena. Una balena. Cioè, rendetevi conto quante robe belle che troviamo a Caio. Un cadavere, una balena. Purtroppo morta, purtroppo morta. Boh, ma perché è morta? È nuova Revil, è Caio Perico, l'hanno aggiunta quest'estate. L'hanno aggiunta quest'estate. Eccola qua, una bella isoletta, una bella isoletta. L'erba! L'erba, dobbiamo andare a catturare, dobbiamo mettere l'erba, ragazzi. Non ho ancora segnata. Non ho ancora segnata sulla mappa, mannaggia la miseria. Se non prendo l'erba, non me la segna. Non so se ci saranno altri segreti qua, eh. Nella villa ci sono sicuramente. Top. Faccio anche vedere una cosa che Alex voleva vedere, che erano i quadri. Top. Andiamo a vedere. Magari mi è sfuggito qualche obiettivo. Magari è sfuggito. Guardate com'è lento a caricare, però. Guardate com'è lento a caricare. Una lunghezza incredibile. Vi lascio un attimo, è arrivato il tecnico. Raggiungo i ripetitori. Fai bene, dai, cavolo, i ripetitori, dai. Buona cosa, cosa importante. Ci sta, ci sta. Vai tranquillo, Pietro, ci becchiamo dopo. Che c'è il tempo. Oggi è il giorno del colpo. Oggi è il giorno del grande colpo. Boh, vediamo. Gabbia di animali, non c'è niente di utile qua, sinceramente. Cosa deve esserci? Pantera, pantera, la panterona, Milva, eccola qua. È Milva, è Milva. Eccoci qua. Leggi su, il primo colpo di tosse della storia è quello secondaria con Xavier, che scusa se ricordi, ha tossito e ha perso il papà. No, non ricordavo, non ho prestato tutta attenzione a quella tosse, non ci ho pensato. Cioè, non vado a pensare, oh mio Dio, ha dato un colpo di tosse, è un dettaglio normale. C'è anche in The Last of Us, se vedi a volte Joel che gli dà un colpo di tosse, ma non è che è nulla che presti attenzione, fa parte della caratterizzazione. Ci sta, ci sta. È un esempio, eh. Oh mio Dio, era va là. Abbiamo una Fiat, ragazzi, abbiamo una Fiat qua. E boh, questa qui è praticamente la villa dove andremo a derubare, ce la stiamo imparando bene. This is Fiat, esatto, leggendona, leggendona, Fiat. Vabbè, comunque come vedete non mi sta dando nulla perché io l'ho già fatte tutte queste cose, le ho già aggiunte. Qua ci sarà qualcosa da rubare, eh. Qua ci sarà qualcosa da rubare. E sarà importante. Ah, in realtà sarà qua dentro, la roba da rubare. L'altra volta quando l'ho fatta con Andre era qui, c'era la collana. L'altra volta c'era la tequila vicina, comunque abbiamo trovato dove dobbiamo andare. Bisogna rubare qua, bisogna rubare qua. Eccoci qua. Questo qui è oro, altra roba preziosa che non ci serve. Cosa ne pensi di Andre? Mi piace come persona, una persona intelligente, Andre, una persona molto intelligente, Andre, in cui si possono fare dei bei discorsi abbastanza maturi. Lo so, io lo trovo sempre interessante. Cosa ne pensi della cantina da gaming di Kla? Cantina da gaming? Non ho mai visto la postazione di Kla. Se la vedessi lo direi, eh. Ma non ci ha mai mostrato una foto della postazione. Volete vedere la mia? Volete vedere la mia? È quel poco che si vede, ragazzi. Faccio vedere la mia, toh. TV PlayStation 360. Ops, Xbox 360. PlayStation 2, che non sto lì a tirare fuori. PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U. E abbiamo anche il nostro amico. Vabbè, sono, è saltato indietro il SNES. Lo SNES, la tua è magica. Sì, sta tutto qua. Io ho un sacco di giochi: Play 3, 360, Play 4. E ovviamente, abbiamo anche l'orologio del Milan. L'orologio del Milan, che non può mai mancare. L'orologio del Milan non può mancare, ragazzi. In ogni buona casa di gamer che si rispetti, c'è l'orologio del Milan, dai. Allora, toh, qual è il quadro che vuole vedere Alex? La signora del giardinaggio? Questa famiglia qua? Bah, non sembra nulla di interessante. Questo quadro qua che si può rubare. Qualcosa si può rubare. Poi, vediamo. Non credo che sia questo che ti può interessare. Ufficio telecamera. Anche qua c'è un altro quadro. Cercando di vederci qualcosa. Io comincio ad andare. Va bene, Pier, va bene. Prepara, prepara, dai.
Buon succa Bliat, buon succa Bliat col passamontagna, dai. Ci sta, ci sta. Il leone. E vediamo. Deposito, questo qui me lo fa vedere. Sì, me lo fa vedere, dai ragazzi, ci sta, ci sta. Eccolo. Cosa hai visto? Dov'è? Cosa c'è da vedere? Dov'è Arthur? È lui Arthur? È quello lì a cavallo, Arthur? Mannaggia, c'è Arthur a cavallo? Ah, io ci torno, io ci entro in quella stanza, io ci entro in quella stanza più tardi. Perciò andrò a vederlo da vicino se riesco, andrò a vederlo da vicino se riesco. Bisogna stare un po'. Bello, bello. Andrò a vederlo da vicino più tardi. Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2. Vabbè, dai, un gioco Rockstar, ci sta, ci sta. Giovane? Giovane è un'esclusiva. Ma chi ha fatto la foto che non esistevano le foto all'epoca? Non esistevano ancora. Sì, esistevano. Oh, qua c'è una foto di Contadinelli. Sì, un easter egg di Red Dead Redemption 2, sì. Che secondo Alex sta cosa doveva essere un'anteprima di come sarà il prossimo Red Dead, cioè con Arthur giovane. Ma non so, per me ci sarà un altro protagonista. A meno che il protagonista non sia uno di quelli tipo Mac che era morto prima del prologo, praticamente. Perciò chi lo sa, chi lo sa. Prima del prologo, quindi praticamente un personaggio mai giocato. Ma non so perché io in Red Dead Redemption 3 vorrei una ragazza da utilizzare. Vorrei una ragazza tipo Sadie, magari continuare con Sadie se sopravvive. Ma no, ma fanno un personaggio nuovo, non vanno avanti con un personaggio che conosciamo già, dai, impossibile, impossibile. Impossibile, dai. Boh, qua deposito, boh, non c'è più niente, alla fine abbiamo esplorato, deposito sud. Sì, può esserlo, magari vedremo Arthur giovane e ci sarà un'altra ragazza che... Se... Cosa eccola? Eh? Un'altra foto? Torno indietro. Di Valentine? Ma come fai a vedere? Non ci vedo niente io lì. Quella è Valentine. Sì, qua. Quella è Valentine. Fantastico. Ma quanti segreti ci ha messo? Quel quadro. Sì. È vero, è il saloon di Valentine. Mannaggia. Wow. Vedete che è tutto connesso. GTA, Red Dead, è tutto connesso, dai, che figata. Va bene, ok, usciamo. Bello però, ragazzi, bello. Pensate che io purtroppo dovrò farla abbastanza stealth, quindi... La famiglia tedesca... Ma dai, la famiglia tedesca che avevo aiutato, incredibile, ma che cavolo, quei tedesconi, me li ricordo, i tedesconi. Sì. E chi se li ha dimenticati quelli? Ma certo che me li ricordo. Quello che parlava Krauten, quello che parlava Krauten, non so, me lo ricordo, era fighissimo, dai. Ma io sono contento, sono contento, li abbiamo fatti star meglio. Boh, allora adesso devo aggiungere la Maria. Io vado, ciao. Vabbè, vai, non ci sono problemi. Ciao Alex. Ok, andiamo un po'. Intanto vediamo che casini faremo oggi. Devo andare ad aggiungere l'erba alla lista delle cose. Io me ne vado. Ma fai bene, beh. No, in realtà, dai, chi rimane si divertirà, ragazzi. Chi rimane si gode Caio e il colpo di Caio. Kaioken! Ok, qui c'è l'erba, bisogna entrare qua dentro e fare una bella foto all'erbetta. Eccoci qua, non la vedo però, è qui dentro. Oh, vediamo. Io non la vedo, non so come è fatta l'erba, sinceramente. Questa qua? Proviamo. No, non me la so scattare, ma come no? Ma dov'è sta cavolo di erba? Qui non è erba, sta cosa. Questo qui è, sembra denaro, tipo. Oh. Non capisco, sinceramente. Meno che non sia qua. Non sia questo, ma non credo. Perché qui bisogna fare gli obiettivi. È un po' noiosetto, girare. Però. Vabbè, comunque me la segna. Vediamo se posso scavalcare. No, non mi fa scavalcare, giustamente. Non siamo in missione, non abbiamo nulla. E qui c'è un tizio. Qui c'è un tizio un po' pericoloso. Ma è una telecamera. Se è una telecamera devo stare attento. Ma non si gira dall'altra parte, sta sempre incollato qua sto disgraziato.
Oh, si è girato, bene, bene. Oh, allora andiamo a vedere cosa c'è qua. Questo qui è il tagliabulloni, abbiamo già fatto la foto. Ho paura che mi becca questo, appena mi giro. Sì, abbiamo già fatto la foto. Allora sono tutte cose che abbiamo già segnato. Non è molto buona questa cosa. Oh, non posso neanche accoppare le guardie, mannaggia. Non posso neanche accoppare le guardie. C'è altra roba qui dentro, c'è altra roba qui dentro. Vabbè, se faccio questo disastro mi beccano subito questi, mi beccano. Qua un furgone, l'abbiamo già ispezionato bene. E lì ci sono delle tute da guardia, delle tute da guardia. Tutta roba utile, ragazzi, perché se uno vuole fare l'infiltrazione da qua, sa che ci sono delle cose utili. Vediamo un po' se posso fare la foto qua. Magari mi fa fare la foto anche al motoscafo. Sarebbe bello, Pensate che figata. No, niente. Questo non me lo segna, questo non me lo segna. Purtroppo non me lo segno. Vediamo allora, dai, vediamo un po' cosa c'è. Questo qui sarebbe Caio praticamente. Infiltrazione fighissima. Niente apri bulloni, no. Sto cercando se ce ne sono altri, ma non ne vedo. L'importante è averne uno, dai, non si sa mai che potrebbe sempre servirci, per aprire le cose e scassinare. Questo qui sarebbe le tutine. Sì, sono qui dentro, divise della guardia. Ci sta, ci sta. Vabbè, dai. Un po' di roba l'abbiamo trovata, su. L'importante è quello, eh. Boh, vediamo un po' cosa succede adesso. Eccoci, eccoci, siamo qua. Bisogna tornare dall'altra parte. Si può anche uscire adesso, possiamo mollare Caio volendo e tornarci per fare il colpo, eh. Ci sta, ci sta. Oh! No, Arthur, non fammi queste cose. Arthur, buonanotte, sì. Protagonista, non farmi queste cose. Avrà un nome questo protagonista? No, non avrà un nome. Jack, vabbè, Jack 2, insomma. A volte lo chiamo Mike, a volte lo chiamo Arco. Non mi fa impazzire, neanche a me, guarda. Devo dirti la verità. Dopo un po' ti stufa, dopo un po' ti stufa questa isoletta. Non è niente. Cioè, non è. Perché tu ci vai stealth, tu ci vai senza armi, quindi non puoi far casino, non puoi far cacciare. Se ti beccano, ti sbattono fuori. Quindi non è proprio il massimo. Ah, sto qua un attimo, perché se questo qui mi passa, mi becca, mi sgama. E non è la cosa migliore. Lurchino, grazie Dragas. Ecco qua. Vediamo se riesco a scriverglielo. Eccolo qua, perfetto, abbiamo scritto, abbiamo scritto. Vediamo intanto, Mannaggia la miseria qua. È un po' misteriosa sta cosa. Grazie Dragas. Grazie, grazie, grande grazie. Ok, andiamo un po'. E ora bisogna fare questa cosa. Quindi scappo, scappo, scappo. Si va dal pilota. Si va via da Caio. A meno che non trovo qualche figata in giro da farci la foto. Cosa stai impazzendo? Perché? Perché, Revil? Che succede? Che succede? No, mi hanno scoperto! Stavo andando via! Mannaggia. Guarda cosa succede quando ti scoprono. Belle cose, belle cose. Che succede, Revil? Eccoci qua. Mannaggia, ci hanno buttato fuori. Ma non è così difficile. Se le metti. Se abbassi di qualità, non ti pesa sul computer. Non di qualità, non ti pesa sul computer. Io ne apro anche tre alla volta, di cosa. Prima di andare in live ero su tre canali, di cui Dragas è un altro che è in live ancora adesso. Eccoci qua. E poi vabbè c'era Flama con Pillars, cavolo, anche lui. Seguire le voci è un problema, sono d'accordo con te, guarda, seguire le voci è un problema, infatti penso anch'io che sia un bel casino, sia un bel casino. Vediamo come va, dai, io so, qualche speranza ce l'ho, qualche speranza ce l'ho. Di riuscire a fare sta missione. Perché adesso, boh, l'abbiamo esplorata, Caio. Abbiamo visto tutti i suoi. No, tutti no, qualche segreto, qualcosa di utile. E ora si può mollarla e tornarci a fare il colpo, a fare il grande colpo, Caio. Cioè, alla fine la parte figa è quella. Farci Caio e schiaramentare la potenza su Caio, praticamente. Kaioken! Vabbè, dai, ci sta, ragazzi. Scusatemi la citazione Dragon Ball a casaccio che faccio ogni tanto, ma. Veramente, questo è Caio, questo è Caio. E boh, vediamo cosa si riesce a fare oggi. Come vedete, è un po' brutto andare in giro a piedi, eh.
Potessi trovare una macchina, qualcosa, lo userei senza che le guardie mi beccano, ma sapete com'è. E niente, questa cosa strana dei fiori, la vegetazione di... Questa è la vegetazione di Red Dead, praticamente, io non so perché. Si sono ispirati così tanto a Red Dead per fare sta mappa. Si vede che ultimamente stanno lavorando molto su quello, su quel motore là, e quindi l'ha fatta in quel modo. Va bene, dai. Qui c'è il pilota, si torna a Los Santos, si torna a Los Santos, ci siamo goduti bene l'isola. E abbiamo tutto pronto ormai, tutto pronto per il colpo. Manca solo Cla, manca solo Cla. Ma c'è veramente, ormai c'è tutto. Cosa è successo? Avete visto come si è generato? Mi si è generato un secondo me. Mi si è uscito me dal mio corpo. È uscito incredibile, è agghiacciante sta cosa. Ragazzi, ma c'è da chiamare l'esorcista per una cosa del genere. Veramente. Cioè, è brutale, brutale. Cavolo, brutale. Oh, si torna a Los Santos, dai. Siamo tornati, qui ci dovrebbe essere anche il mio elicottero. Non c'è più l'elicottero, fantastico, neanche quello, spalda pure quello. Dai, io la conoscenti, boh. Vediamo cosa ci si inventa oggi, dai. Spacchiamo tutto, boh. No, la musica di Ice Cube, che poi mi piglio gli strike. Allora, vediamo un attimo, eh. E pazienza, ragazzi, vedete un po' qua. Ma quanta roba che c'è sempre quando vai a Los Santos, quanta roba che c'è. Il casino in free mode, il casino in free mode, non mancherà mai. E vediamo, dai. Guarda che casino si fa oggi. Oh, mi sto schiaramentando, ragazzi. Mi sto schiaramentando. Oh, non distruggete tutte le macchine, mannaggia la miseria. Allora, io devo tornare di nuovo di là, dove c'è il Cosasco, quindi preparatevi che sarà un lungo tragitto, un lungo tragitto. Eccolo qua. 9 km, vabbè, dai. Facciamo una bella chiacchierata. Lo voleva il Milan, ma è un ufficiale. Simakan va al Al-Nassr. No, no, è andato con Abdullah dell'Al-Nassr. Non ci credo, non ci posso credere che ha scelto... Che ha scelto quello, non ci posso credere. Oh, sì! Oh, adesso mi diranno, hai rubato la canzone! No, in realtà no, la sto cantando io malissimo, eh. E ci sta, grazie per il John Cena, grazie per il John Cena. Oh, vediamo come va qua. Vediamo come va. Sì, John Cena rompe le cuffie. Infatti mi uccide, ogni volta mi uccide, non si. È veramente troppo. Una battaglia di bande, la faccio da solo, no, vado avanti. Vabbè, si può anche fare, dai. Una battaglia di bande per scaldarsi. Quante volte morirò? Boh, io voglio fare il sondaggione, ragazzi, voglio fare il sondaggione. Faccio il pronostico, dai. Faccio il pronostico, regalatemi tempo. Allora, questo è il pronostico che tutti avremmo voluto vedere. Ma che sono sti pronostici? No. Allora, vediamo un attimino, ragazzi, eh. Riusciranno Jack e Cla a fare il colpo a Caio al primo tentativo? No, non si può. Jack e Cla, colpo al primo tentativo. Colpo Caio. Allora, risultato sì. Sì, ce la faranno. Subito. No! No, non al primo tentativo. Ok. E lo faccio lungo, lo faccio lunghissimo, 20 minuti, 20... No, non al primo. Ok. Perfetto. Boh, è partito. Potete scommettere i vostri punti, potete scommettere i vostri punti. Eccoci qua. Dai, ragazzi, ovviamente ti fate per noi, eh. Ti fate per noi. Ma ragazzi, mi hai frizzato? No, niente, non l'ho detto. Posto, posto. Tutto a posto. Dai ragazzi, credete in noi o non credete in noi, quello che volete, quello che volete. Sarà dura qua, sarà dura. Volete me? Grazie, grazie di nuovo. Sì, me ne stai vedendo.
Beh, bisogna ammettere che la sua competenza in storia di Geru è valida, è validissima, non ci sono dubbi che come storico ha studiato, sta ancora studiando adesso, non è mica laureato con la punta finale, però si sta dando da fare, guarda, si sta dando da fare, allora bene, dai, ti impari qualcosa, così poi non posso scommettere. No, non puoi, dannazione, è vero, è vero. Mannaggia la miseria, che brutto è quello. Vediamo un po', ragazzi, intanto qua. Parliamo la gente. Però puoi vedere chi fa chi. Studiando la storia di FabiJ, ma non penso che gliene frega qualcosa di FabiJ a lui. Non credo che sia un grande fan. Cioè, non è neanche uno che lo odia, ma non gliene frega un cavolo, penso. Un po' come tutti, cioè. Non se lo fila. Cioè, non se lo fila, in realtà se lo fila in tanti. Cavolo, è strafamoso, però dico. Sti cavoli. Veramente. Ok, eccoci qua. Guardate che da solo li sto uccidendo tutti senza mai morire. Ma che bella battaglia di Bane. Un fan accanito. Sì, è un grande fan, sono d'accordo. Non voglio morire, ragazzi, non voglio morire. Vi prego, non voglio morire. C'è ancora uno qua, ancora vivo. Pensavo che fosse morto, invece vivo. No, è morto. Cavolo, non lo vedo. Cavolo è? Ma io non lo vedo sto tizio. Vabbè, iniziamo a ammazzare questi. Mi sparo. No, è morto. Stavo per farsi l'altro tentativo. Vabbè. Vediamo un po'. Boh, spariamo. Colpiamoli tutti. Ok, e ci sta. Boh, io non vedo l'ultimo nemico. Cavolo è? Sarà in alto. Eccolo qua, ma guardalo qua. Abbiamo fatto fuori. Boh, in due tentativi siamo riusciti a fare la battaglia di Bande. Ovviamente quello che conta davvero sarà il colpo, ragazzi. Sarà il gran colpo. Ovviamente vedo che state credendo in me. State credendo sicuramente nel grande successo nostro, mio di là. Un fan accanito. Vabbè, vediamo, dai. In caso, boh, è tutto pronto. Devo solo raggiungere il Kozatska un'altra volta. Quindi lo rimettiamo sulla mappa. Ed è lontano, ed è molto lontano. Comunque, vabbè, fan di FabiJ ce ne sono, non è che ne mancano, assolutamente. È una persona che viene ritenuta anche simpatica, cioè, generalmente, in linea di massima è considerato uno dei simpaticoni. Ok, bene. Vi ricordo... videogame portati sul canale, trovate le live e raccolte Final Fantasy 7, Metal Gear Solid, Resident Evil serie, meno di quelli che porta Revil, Resident Evil 1, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Rev 2, vedete Rev 2, mannaggia Rev 2. Ma vedete che tanto che sono qua posso anche rubare le casse, ora che ci penso. Poi cosa abbiamo? Silent Hill 2, quasi finito, dai, no, siamo a metà. The Last of Us, God of War, figo, Red Dead Redemption 2, PES 20, FIFA 20, e non 21, Assassin's Creed, Ezio Trilogy, tutti e due Brotherhood Revelation. Sì, mancano i capitoli più belli, sono d'accordo, ma in realtà il 3 è uno dei più belli. No, non è vero, dai, il 6 è evitabile, no. Dai, non puoi dirmi che il 6 è uno dei capitoli più belli, credo. Dai, ti ribalteresti anche te dalla tomba a sentire una cosa del genere. Il 6 è uno dei capitoli più belli. Manca il 7 che non ho mai giocato. Mai finito in realtà, l'avevo giocato ma non l'avevo mai finito. Devo giocarlo prima dell'8, il 7, altrimenti qua... Come diamine si fa? Vabbè, non ho trovato le casse, Il 2, Code Veronica Revelation. Code Veronica ce li ho, sono tutte cose che ho. Ma il Revelation l'ho giocato, il fatto che io il 2, vabbè, in tutte le salse l'ho giocato per conto mio, originale, cose. Continui a leggere che c'è una sorpresa. Sì, vado avanti. Devil May Cry, Fall Guys, Genshin Impact, mannaggia, Genshin Impact l'ho portato due volte, mi sa, veramente. Call of Duty, Modern Warfare, World War 2, Battlefield 1, Crash Bandicoot 1, 2, 3, Spyro the Dragon, Far Cry, Erika, Fortnite non l'ho messo, Fortnite è stata, come dire, ubriacazza molesta quella sera, non da parte mia, non ho mai fatto live da ubriaco, ci tengo a dire, anzi non sono mai ubriaco,
La mia fortuna. Cioè, non bevo abbastanza. L'ho portato, sì, l'ho portato, ma. Vabbè, ho portato così per provare. Allora dovrei anche metterci il Goat Simulator a sto punto, eh. Anche il Goat Simulator l'ho portato, eh. Te lo ricordi il Goat Simulator? Vecchio birbone con Goat Simulator, mannaggia di dire. Oh, mi sono schiantato, no. Brutta cosa. Brutta cosa, ragazzi. Mi sono incastrato malissimo. Oh, vediamo. Io so solo che oggi non voglio più sprecare il raid, mannaggia. È portato più fan nel confronto di Genshin. Sì, questo è vero, ma io sai cos'è? Quando Genshin è uscito tutti ci giocavano, io avevo l'hype, impazzivo, ragazzi. Vedevo tutti che ci giocavano, c'era Clack che ci giocava e cercava di capire in inglese. Sì, è la storia di due fratelli. Boh, e dicevo, oh, io ogni volta, oh, poi c'erano queste donne bellissime in Genshin Impact, mannaggia, io ho detto, oh, mamma mia, sto gioco lo voglio, queste donne bellissime, no, è il mio gioco. La mia PlayStation 4 è andata a farsi benedire, 26 settembre, lo so, Gino, uno di noi, mannaggia ragazzi, ho passato dei mesi brutti, massima solidarietà, supportatemi questa cosa di non aver avuto la PlayStation. Niente armi. A bere io nel locale, sono entrato in sto locale per bere e non mi dà da bere la signora, non mi dà da bere, perché non mi dà il mio whisky? Perché non mi dà il mio whisky? Signorina, il whisky, signor. Sai che se vado nello stantino la madame non ha più la roba che indossa adesso, se vado nello stantino si sfila via sta cosa e mi piglio un ban, prendi la pistola e spara. Ma posso anche farlo. Ah, devo entrare con le armi, avete capito? Ma usiamo un attimo la TM, non si sa mai. Comunque veramente doveva esserci Stefano oggi a giocare con noi, doveva esserci Stefano, ma Stefano non è arrivato, c'è andato bugo. Vabbè. No, prelevare niente, depositare casomai. Transazione, eccoci qua. E vediamo come va. Sono curioso, ragazzi. No, mi sono bloccato. Ok. Dai, che voglio andare a fare il colpo. Sì. Vediamo un attimo. Ah, non ho mandato un messaggio. Aspetta. Sì, un attimino. Ditemi che non mi frizza. No, non mi sta frizzando. Sembra, ma non frizza. Ok. Un attimo, eh. Oh, ancora 10 minuti di pronostico. Mi raccomando, sbrigatevi. Sacerdote. Oh, armati fino ai denti. Ok. Bam! Ok, bella questa. Boh, si comincia bene. Via, questa è una rapina. Ok, spariamo tutto quello che si muove. Bam, guardate che bello. Oh, sì, questo GTA che piace a noi. Dove va la signorina? Com'è che posso rapinare questo? Ha distrutto il registratore di cassa. Dai, andiamo a prenderci i soldi. Ok. La premium lounge. Sì, entra dentro. Ecco qua. Andiamo a sparare tutto quello che si muove. Ok. Cercando di stare attenti dai quadri un po' questionabili. No, sti quadri non possiamo vederli.
Legga su. Ma una domanda, chi è Stefano? Stefano è il ragazzo che viene a GTA con... prima che arriva là, praticamente. Assassin Hacker, il nostro compagnone di parkour, praticamente. Eccoci qua. Solo che oggi non faccio parkour. Oggi ho detto, di giornata importante. E niente, non trovo... Io voglio i soldi. Lado, ciao. Va bene, ok. Vado, ciao. Però non perderti, che poi ci saranno i punti dati del pronostico. Oh, che per sparare. Bam! E mi serve il testo. Mitra. Non è un mitra in realtà, perché lui è un fucile a pompa, comunque, non è un mitra. Cioè, da quando questo è un mitra non lo so, comunque. Vediamo, dai. Ma hanno ucciso, fantastico. È finita bene la rapina, eh. Finita molto bene. Ma chi è che ha puntato sti... Ma chi è il... che si fida di me e di Kla? Che si fida su di noi due? Che dice, Jack e Kla faranno il colpo. Sì, ce la fanno. Io non posso... Guarda, facciamo una cosa, Revil. Facciamo... Righiamo il sistema, dai. Un mod, Revil, master. E poi ti rimetto mod. Tu voti. E poi ti metto mod. Vedi come ti fre... Vedi come freghiamo il sistema. Vai, Revil, vota. Che ora puoi. Freghiamo il sistema, dai. È così che si fa, eh. Clandestini. I moderatori non possono. Ok, togliamo il moderatore. Vota e lo rimettiamo moderatore. Vai, Revil, vota. No, scommesso contro. Disgraziato. Mannaggia la miseria. E devo anche metterlo mod. Devo metterlo mod, uno che si fida molto di me, di Kla. Ma pensa a te. Buon salve a tutti. Sono un pelato. Oggi ci fai prendere dal gene Gopnik russo e porterò Stalker, Shadow o Chernobyl, capolavoro del 2007 fatto dagli ucraini. Beh, c'entra molto coi russi, eh. Ucraina non è Russia, ovviamente. GSC ibrido FPS GDR ambientato in una Chernobyl devastata nella seconda esplosione del reattore. Sì, è un passo una montagna addosso per via dei meme su Stalker e sui russi. Cioè, praticamente sta facendo bruttissima. Lo so, ma lui deve solo starmi attaccato, Revi. Deve solo starmi attaccato. Deve fare praticamente il human centipede, deve infilare il suo volto, il suo muso sul sedere del mio personaggio. E vedrai che funzionerà tutto bene. Ce la faremo. Che spallo, ragazzi. Oh, Revi l'ha votato e ora è moderatore. Mi raccomando, ancora tempo per votare, ce n'è. Oh, ma no, cosa vedo qua? Perché andare in giro in gippone? Oh, disgraziato! Mannaggia la miseria. Da dove l'ha scritto questo MR? È di Geux. Sarà la sua pubblicità, da qualche parte l'ha scritto. Basta che non l'abbia scritta sul mio Telegram o tipo lo instabanno se l'ha scritto sul mio Telegram stavolta. Lo instabanno, vedete un ban in diretta di Geuxia su Telegram. No! Ma sto bus simulator non è capace, sto tizio del bus simulator, boh. E si va sul bus. Cioè, comunque, vabbè, gli stereotipi... Cioè, mi parli di stereotipi sui russi e poi mi viene a dire che gli ucraini sono russi. Mannaggia la miseria. E che cavolo. Ma Revil! Revil, mannaggia la miseria, non ti ho detto una cosa, Revil. Cavolo, ma sai che... Stanotte ho sognato che ero in Polonia. Ho sognato che stanotte ero in Polonia e la gente lasciava la Polonia, c'era la neve. La lasciavano per una forma di protesta. E tutti che mollavano la Polonia se ne andavano in giro, le strade deserte, in mezzo alla neve. Ma che cavolo? Sì, infatti, ucraini e russi ci fanno la guerra, infatti, quello che sto dicendo io. Cioè, non è che io abbia azzeccato la Polonia, non ci avrò azzeccato nulla, ma proprio nulla. È un sogno, è soltanto un semplice stupido sogno. Però voglio dire, cavolo, l'idea di essere in Polonia, vedere così. Poi non so perché ho fatto quel sogno, perché la gente si... Non riesco a capire a livello psicologico perché ho scelto di essere in Polonia. È una figata, ma non so perché. Perché? Eccoci qua. Boh, vediamo. Allora, siamo col bus. Vediamo dove andiamo. Eh,
E mi chiedo, ma che fine ha fatto il mio partner di partite su GTA? Non Cla, Cla si sapeva dopo. A sto punto quasi quasi chiamo Antonio, veramente, a sto punto quasi chiamo Antonio. Cosa sta facendo Antonio? Non posso, sta giocando a GTA o no? Quasi quasi chiamo lui, visto che gli piace tanto GTA. Dice, giochiamo a GTA, ma giochiamo a GTA, va bene, per me non è un problema, un attimino, eh. Bene, non mi segna neanche la lista amici, fantastico. Su. Dai, è questo GTA, fantastico. Non va la lista amici. Ma che cavolo. Vediamo un po'. Sta giocando a Minecraft? No, niente, Minecraft. Ciao Andre! Ho esplorato Caio! Mannaggia Caio! Sacerdote! Dai, Andre, è tutto pronto. Sono andato a Caio e ho beccato il cadavere. Ah, vuoi scommettere? Sei ancora in tempo, eh. Se vuoi scommettere sul nostro successo o insuccesso. Sei in tempo, c'è il pronostico, basta che clicchi su pronostica e potrai decidere se io e Cla. Cadavere a Caio sulla spiaggia, c'era un cadavere con una cosa in mano e ci ha fatto una battuta Pavel. Poi c'era la balena, come ti ho mandato la foto anche ieri, l'ho ritrovata anche oggi. Insomma, sono due misterini che ho trovato a Caio Perico. E ci siamo, dai. Per il resto, sì, sulla spiaggia, esatto, c'era un cadavere, proprio un uomo scheletro. E basta, sì, non ho trovato altri misteri al momento. Sono andato nella pista da ballo, ho perso tipo mezz'ora, ma niente da fare, non ho trovato nulla in quegli alberi. Ma tanto vabbè, sì. Missione finita. Flama, l'urchetto di Flama, ma che grande Flama. Grande Flama. Mannaggia, veramente. Ne hai così da vedere, eh? Beh, certo. Fatti fare uno shoutout a Flama, per favore. Ok, eccolo qua. Flama 87, Danielone, giocatore... Esperto, ne ha di esperienza, ragazzi, il buon Flama. Ma di nulla, figurati, cavolo, poi porti anche dei bei titoli, ti meriteresti molti più spec con quei cavoli titoloni che porti. Comunque dicevi, ne hai di per così da vedere, ma infatti Andre ne ho di ancora di cose da vedere su Caio. Il fatto è che dovevo andarci con quel ragazzo che gioca sempre con me all'inizio, che si chiama Stefano. Sto andando in spiaggia col bus, mi sa che mi ha scammato, perché io qua non ci vado al mare. Mi ha scammato il gioco, come sempre. Sì, ho fatto tutto, guarda, penso, perché l'arrampicata non mi faceva fare la foto dell'arrampicata. Non so perché, ho fatto le foto dell'arrampicata, ma non gliele manda Pavel. È il posto dove abbiamo trovato noi degli strumenti. Comunque ho fatto tutte, ti faccio vedere adesso, vado a cos'altro che ti faccio vedere, così mi dici, se mi dai la benedizione se si può far partire sta cosa. No, bus simulator è andato male, ok. Ma forse riesco a sistemarlo? No, non riesco più a sistemarlo. Hai l'oppressor? No, non ho l'oppressor, ho il... come si chiama? Ho il Sparrow, ho lo Sparrow. Non ho l'oppressor. No, Longfin, ho preso Longfin, per la missione ho preso Longfin, comunque. E ci sta, dai, fare la missione a Caio con Longfin. Posso farla come l'abbiamo fatta quella volta, una bella missione. È tutto pronto, dai, mi manca solo raggiungere il mare, guarda il mare quanto è bello, ma è lontano. Longfin e basta, sì. Mi hai detto che mi bastava Longfin? No, mi hai detto che bastava Longfin. Se devo prendere anche l'oppresso, vado a prendere l'oppresso, ma mi sembra che avevi detto basta Longfin. Mi sembrava che avessi detto quello. L'ultima volta che abbiamo fatto insieme, abbiamo fatto il colpo Elite Longfin, poi abbiamo rubato una barca per uscire e ci abbiamo fatta a fare il colpo. Dice che devo rubare anche l'oppresso. Mannaggia, ma prenderlo... Torcia gas? Sì. No, ma ti faccio vedere, la preparazione è buona, eh. Dammi un attimo e ti faccio vedere tutto. Aspetta. Dove cavolo è finito il mio dinghy? Mannaggia, io non posso fare questa strada a piedi. Ah, sparcato tutto. Comunque veramente ci siamo quasi, dai, siamo quasi. Non posso chiamare il dinghy qua? Servizi? Mi chiede un dinghy? Oh, che gentile, dai. Il dinghy è stato consegnato. Dove me l'ha messo? Qua me l'ha messo. Benissimo. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Si va a fare il colpo. Si va a fare il colpo, non da solo. Quando arriva Cla. Si va, comunque siamo vicini perché Cla sta arrivando. Perciò è tutto pronto.
Va bene, Revi, vai tranquillo, Revi. Ok, vediamo un po' come va. Ricordo che è finita anche la possibilità di pronosticare sul nostro successo, il successo. Quindi, se avete pronosticato bene, va bene, boh, è tutto pronto, ti faccio vedere, Andre, così mi dici. No, ho fatto quelle che mi hai detto di fare, mi dici poi tu se va tutto bene, se sei tutto quello che serve. Me lo dici tu. Speriamo in bene. Insomma, sono molto curioso, devo dire che veramente vedere se riesco a farla io sto colpo è la parte più interessante, perché non sono sicuro di aver memorizzato il percorso nella villa, Non sono sicuro al 100% di averlo memorizzato bene. Ho guardato un paio di volte quel filmato, ma non sono sicuro ancora, ripeto. Ok, eccoci qua. Punti di infiltrazione. Ecco qua, vedi, ci sono tutti 7, quindi c'è tutto quello che ci serve. Modificazione siamo a posto, poi punti di fuga 4 su 4, direi che va bene. Ingressi nel complesso 6 su 6. Elementi di interesse, vabbè, sti cavoli degli abiti da guardia, il tagliabulloni, sti cavoli. Torre di controllo e cambi dei rifornimenti, boh. No, ho sbagliato, devo farvi vedere le missioni di preparazione. Allora, veicoli di approccio, eccolo qua. Imbarcazione Long Fin, e questa ce l'abbiamo, eh. Non so se stai vedendo, Andre. Ok, equipaggiamento, codice della cassaforte, simulatore di impronte digitali, torcia a gas. Tutta roba utile, ragazzi, tutta roba che abbiamo fatto, eh. Poi, set di armi, cecchino e silenziatori. Cecchino l'ho fatto perché mi serviva. Preferisco avere le armi silenziate. E poi, sabotaggio. In realtà sono falliti, sabotaggi sono falliti tutti, mi sembra. Forse uno solo è andato bene, ma gli altri sono falliti, quindi c'è tutto praticamente da partire. E possiamo poi farlo. Veramente. Scusatemi, eh. Benissimo, ragazzi. Ok, ho avvisato anche nel gruppo, tutto pronto. Dovrebbe esserci anche il nostro amico che si chiama Capitan. Capitan, eccolo lui. Benissimo, dai. Vediamo un attimo come va. Oh, si va su. Vabbè, dai, aspettando classi, facciamo qualcosa di bello nel frattempo, no? Andiamo a prendere il buon elicottero. Intanto non ci servirà durante la missione, perché noi la nostra missione non sarà Los Santos, ma sarà a Caio, quindi possiamo usarlo quanto vogliamo. Andare in giro a far casino per Los Santos, ovvero. Oh, dai che è pronto, ragazzi, dai che è pronto. Rieccomi. Andre, mannaggia, ho fatto vedere tutta la roba che c'era dentro. Aspetta, vediamo se... È tutto pronto per il colpo. No, mi si è schiantato qua. Ho già fatto vedere, però. Aspetta. Aspetta. Dov'è che si rientra? Ma non mi rientra. Cavolo, era qua che si rientrava. Ma comunque, boh, c'è tutto. Adesso faccio un po' di casino in attesa di che arrivi là. Faccio un po' di casino in giro con Los Santos. E speriamo in bene, che sia una bella missione, un bel colpo. Cavolo, qui c'è da diventare ricchi. L'obiettivo è il dossier sui Mandragio. L'obiettivo non è la tequila, non è neanche la collana, ma è il dossier sul Mandragio. Spero che ci dia parecchi soldi, mi dice che segno da 1.000.000 solo di dossier. Speriamo in bene, veramente. E vediamo un po' se quell'obiettivo lì sarà utile, dai. Non so se è obbligatorio la prima volta, Torcia a gas presa, sì. Presa. Ti confermo che c'è. Armi cecchino. Preso cecchino. Il set cecchino. Cecchino con tanto di silenziatore che ho pagato $5.000. Ma c'ho veramente, quello c'è. Codice della sicurezza preso. Ci siamo. Quello Panthers, non ricordo ancora adesso il codice. È fatto. C'è altro?
Sembra che sia tutto lì, no? Speriamo, dai, speriamo che ci sia tutto, che dobbiamo fare insieme. Che bello intanto vedere questo. East Vinewood, mannaggia che spettacolo, veramente. Codice dei tastierini, anche quello, sì. Mi mancava solo cariche esplosive, tanto la facciamo stealth. Facendo lo stealth, sti cavoli delle cariche esplosive. Veramente. Cioè, veramente, chi se ne frega delle cariche esplosive. Allora ci sei! Allora ci sei! E ci siamo, sì. Ci siamo, tutto pronto, ragazzi. Per il grande colpo, il primo colpo organizzato da leader, pensa te. A parte quello della banca, vabbè, ma quello conta ben poco, eh. E boh, questo qui è lo Santos dall'alto. Fate vedere, è veloce. I'm back, ciao Revil. Sono pronto per quel colpo. Ma che grande. Facciamo, aspetta, mettiamo anche questo, ragazzi, se volete tanti effetti sonori sul canale. Che è quel monaco che batte la porta e che chiude urlando? Porco, no, quello non si può dire. I silenziatori, presi, Andre li ho presi, 5.000 dollari, presi. Silenziatori li ho presi, no, figurati se non prendevo i silenziatori, mi ricordo che avevo le armi silenziate, altrimenti faccio rumore, se ne accorge tutta Caio, mannaggia la miseria. Andiamo a Vinewood, andiamo qua, tanto rispettiamo. Intanto sento un attimo Cla, a che punto è. Dov'è? Non lo vedo più. Ah, eccolo qua. C'è, scusatemi. Ok, benissimo. Volendo puoi uccidere tutti col coltello. Ma va, veramente. Però ho paura di beccarlo. Ah, perché non avevi preso i sensi. Sì, ma ci sono due guardie vicine. Quello è il problema. Ci sono due guardie vicine, mi ricordo. Allora, questa è la collina di Vinewood. Volevo scendere lì dove ci sono le lettere, praticamente. Vedi qua. Questo punto qua. È una figata. Che non so se lo sapete, ci si può arrampicare su Vinewood. Pensa che in tutta questa lunga attesa avete potuto farlo. Lo so, però porco cane. Io stavo aspettando un altro ragazzo, come ti ho detto, sto aspettando il buon Stefano, non Cla. Cla so che deve arrivare dal lavoro, perciò è normale che impiega il suo tempo. Però. Che è quel monaco che batte la porta e che chiude urlando? Esatto. Oh, un altro elicottero, quasi non facevo collisioni di elicotteri. Grazie per il mona, sempre piacevole. Eccoci qua, arrampichiamoci. Manca il porco Diaz, lo so, manca il porco Diaz, è vero. Poi detto come Mosconi, con un'influenza incredibile, ragazzi. Oh, guardate, ci arrampichiamo sulla collina di Hollywood, Vinewood, eccoci qua. Sulla lettera V, V per Viennetta, eccoci qua. Sempre più su. Siamo appesi, no! Non l'ho aperto il coso, mannaggia la miseria. È successo un disastro, ragazzi, sono morto. Eccoci qua. Vabbè, rifacciamo, dai, vediamo. Questa lettera qua, che lettera è? Boh, la N. Che odio questo programma, Romy. Lo so, non dirlo a me, guarda. Cioè, ho scritto il messaggio, il messaggio l'ho mandato qua. Eccolo qua. Era qua, tutto fatto, ragazzi. Ma si scende da qua? No, non si scende, non voglio morire di nuovo, attenzione. Faccio delle missioni, va bene, facciamo delle missioni. Sono d'accordo con te. Ma cosa vuole questo da me? Ma che cavolo vuole? Ma scusa, fai un selfie alle mie grandi avventure. Tu cosa vuoi qua? Tu cosa vuoi da me? Pau, pugni. O gare o veicolo. Infatti ci sta. Il bunker, fighissimo anche quello. Vabbè, vediamo, dai, gara rapida. Provo però che poi mi sbatte fuori dalla mia ossessione. No, vediamo. A me piacciono le gare. Serie di gare. Ma non ci sono le gare stunt? Io adoro le stunt, ad esempio. Sfide del bunker, che figata è? Da solo? Vabbè, per forza. Ho avviato l'attività, dai.
tanto che aspettiamo qua. Tanto poi dovrebbe farmi generare qua dentro, spero. Dentro il mio elicottero. Appena fatto che... Sicuramente, sinceramente finisce così, eh. Io volevo risparmiare tempo, sai come... Via le musiche, scusatemi. Sapete come... Quanta gente. Diamond Juggernaut, giusto? Grazie per la benina. Eccoci qua, ci siamo. Ma non è che si toglie la musica, ma che io... Eccoci qua, non mi ricordo dove ci sono. Bilanciamento squadre, sì, ok. Devi distruggere il Juggernaut nemico senza farti schiacciare. Ammazza. Hello. Ah no, ma allora non mi sentono perché sono in party. Sono in party, ragazzi, sono in party. Ma la faranno partire sta partita però poi? Partirà? Aspettate, io voglio fare una delle mie preferite. Go easy, girl. You're okay. Fantastico, veramente. Easy. Eccoci qua. Sì, easy, esatto. Easy. Io andrei solo a parlare con sta gente. Guarda, io esco dal party solo per dire easy, girl. Easy. Lo faccio sul serio, non sto scherzando. Vado, ragazzi. Don't you like... Ok. It's easy, girl. Yeah, who said it was easy? The easy. Child, It's okay. Easy. You're okay. It's all good. Well, I just gotta put on music to shut everyone up. Yes. Ok, Juggernaut. No. Okay. Controller al contrario. Oh. Un attimo che metto il party, altrimenti qua mi sento lungo. Allora. Sì, lo faccio. Lo faccio sicuramente. Questo qui ha detto che ha messo la musica per non sentire la mia voce. Sto bimbetto inutile. No, tre giocatori. Mannaggia, io non voglio fare il Juggernaut. Via. Io non vado a fare il Juggernaut. Al contrario, eh. Siamo tutti qua. Nessuno vuole fare sto Juggernaut, è fantastico questa cosa. Bello, belle queste partite che non puoi farle partire, mannaggia. Controller al contrario, mannaggia, Devil. In online, mi fai una vada, esatto. Devo farlo, ma perché quello lì ha detto, ma è stato mutato, non mi sentiva neanche più, dove era il gusto? 10 sec il gioco decide, ma meno male, buono. Buona, Revil, così che si fa, con la cattiveria. No, Avada Kedavra! Ok, mi ha messo gli attaccanti. Avada Kedavra! Gli facciamo gli Avada Kedavra. No, ma cosa mai sono nel casino? Scusatemi. Ma perché sono in prima persona? Perché sono in prima persona? Vedi, fantastico. Guardate che bravura. Mi sono incastrato. Non è bello. Come si spara? Al contrario. Via. Qui è nostro. Bello, eh. Come si gioca bene da solo. Guarda, in prima persona pure. No, ho ucciso uno! Beccatevi questo! Visto? Easy, girl. Eccoci qua. Ho fatto fuori anche con controller al contrario, eh. Eccoci qua. Testimoni voi, eh. Vedete? Non sto scherzando. Non so, io... Oh mio Dio! Eccoci qua. Ma non posso girare la ruota, no? Cos'è?
Sì, ma il Juggernaut è tipo fortissimo. Abbiamo vinto? Finita? Abbiamo vinto! Che pro, ragazzi! Che pro, veramente! Il controller al contrario. Ho fatto un cavolo, ecco. Ho ucciso un tizio. Sì, bella, dai, vogliamo i punti, sganci i punti. Su. Grande, ragazzi, è andata bene. Wow, che pro che sì, ho fatto tutto io, però ho fatto niente, guarda, ho fatto un cavolo. Mi piace, certo mi piace. Ah, sono in quadra con quel tizio là, con quello... Quello lì, mannaggia, quello lì, veramente... una vale l'altra. A me piace il Diamond. È bello andare al casino. Andare al casino. Ciò ci sta. Jack, basta, fa il colpo. Come faccio? Fa il colpo. Manca la materia prima. Il tizio che preme il pulsantino. Quello che si fa la cosa in due della tessera. Non si può fare il colpo senza. Poi, vabbè, il gusto del colpo è clare, ragazzi. Clare. È il punto di. È il focus di questo grande colpo. Comunque, boh, faccio ancora un. Faccio uno di questi e vado a preparare, poiché veramente facciamo sto colpo pazzesco. Lo so che... Ma come fai a aprire la tesserina? Scusami, come fai a aprire la tesserina da solo? Impossibile. Devi essere in due a aprire la tesserina. Eh no, ma io non ho gli obiettivi fuori dall'isola, non c'è nulla segnato, non ho fatto gli obiettivi fuori dall'isola, cioè fuori dalla villa. Per quello che non saprei cosa rubare, non ce li ho segnati sulla mappa, capisci? È solo quello il problema. Con la torcia buchi cancelli. No, vabbè, fighissimo. Ah, la torcia è quella per bucare, quella là che abbiamo usato nel sotterraneo. Che figo. Se non segni uguale, te lo dico io. Lo so, ma sai com'è? Non siamo in diretta. Volevo proprio farla così, pari pari stavolta, almeno la prima. Sai com'è? Il rischio è grande. Poi non finirebbe stealth. Fuori dall'isola sono sicuro che non finirebbe stealth. Farei qualche cretinata di sicuro io. Ok. Mannaggia quanto ci vuole far partire sta partita. Abbandonato. Ma porco cane, vabbè. C'è già uno che ha abbandonato. Qui c'è che c'è un hangar all'aeroporto vicino alla riva, facile fare. Veramente? Un hangar all'aeroporto? Ma io l'ho esplorato e non mi ha segnato nulla lì da rubare. L'avevo guardato, ma ho visto che non c'era nulla in quell'hangar. Sarà uno degli altri hangar, mannaggia. Sì, in effetti l'aeroporto non sarebbe male, ma adesso voglio farla come la conosciamo già, dai. Nel senso, ormai ti ho preso come mentore, il grande colpo a Caio. Grazie. Spettacolo. Questo bellissimo colpo, lo vedete? Fine. Ecco, partirà così. Eccoci qua. Qua. Ed è al momento. Succedono cose strane, va bene, facciamo succedere cose strane, Revil, che costa 6.666 punti, perciò succedono cose strane. Lo faccio, eh. Lo faccio. Allora. Vediamo un po'. C'è cose strane. Eccole qua le cose strane. Succedono, stanno succedendo, ragazzi, le cose strane. Ve l'ho detto io, sono cose strane. Oh, tolto queste qui. Eccoci qua. No, mannaggia miseria. Succedono cose strane, ve l'ho detto io, sono cose stranissime. Sarà inquietante, ragazzi, sarà inquietante. E soprattutto, io penso che chi entra dice: Oh mio Dio, ma che sta facendo questo? Cosa fa? Cos'è sta scoteca? Sono cose strane, ovviamente. Cose incredibili che succedono, eh. No, così. Abbiamo girata. Eccoci qua. È bella. Succedono cose strane, ve l'ho detto, succedono cose strane. Veramente, sono cose stranissime, ragazzi, cose incredibili, succedono misteri misteriosi, ve l'ho detto io. Guardate quanti misteri che succedono. Guys, look out!
Vediamo di far succedere altra roba strana che possa far succedere. Eccola qua, facciamo, mettiamo la webcam, la rimettiamo normale. La trasforma e ruota di... Penso di aver fatto un disastro, ragazzi. Penso di aver appena fatto un disastro. Ok. È un casino, non so più come metterla a posto. C'ho l'armone, ragazzi, un Juggernaut. Che figa sta. Che figata. Distruggiamo tutto. Bellissimo, ragazzi. Comunque, veramente, non so più come rimettere a posto la webcam. È un casino. Potrebbe essere flip vertical, no, porta di... No, niente. Ah, sì, a posto, ragazzi, è giusto, è giusto. Guardate che bello, eh. Spider Jack, tornato Spider Jack. Non è di vedere, che figata. Guardate che succedevano cose strane oggi, eh. Guardate che succedevano cose strane, cose misteri misteriosi. Così qua. Vogliamo Caio, se sono d'accordo, finisco questa e vedrai come andiamo Caio. Ma il Juggernaut è divertente comunque. Lo vedo, lo vedo. Boh, lo stavo per ammazzare io, ma l'ho fatto fuori. Va bene così. Sono scarsi questi. Proteste in corso. Sono d'accordo, sono d'accordo. Mannaggia la miseria. Ok, siamo quasi tornati normali, ma non ancora. Dovrebbe essere a posto adesso, dai. Distruggiamoli tutti. Bombardamenti, bombardamenti. Eccoci qua, dai ragazzi. Ah, oh, mi sono ammazzato da solo. Incredibile, incredibile queste cose. Come ha fatto a succedere? Pensavate che non sarebbe mai successo? Ed è successo, invece sì. Invece sì. Perfetto, siamo quasi. Nuova arma al minigun. Guarda, questa è figata. Nuova arma al minigun. Ci sta, ci sta. Questi qui sono gli arancioni. Ma te che la vinciamo di brutto questa? Vinciamo, vinciamo. Ce n'è uno qua. Cosa vuole da me questo? Cosa vuole da me? Ecco qua, si è ammazzato da solo sto cretino, si è sparato addosso. Ok, protesta in corso. Vieni, bello, bello, ti ho colpito in testa, eh. Ma che bravo. Che geniale. Si dimenticano sempre che c'è qualcuno più sveglio quel gioco. Oh, togliamo sto Goku. Ok, perfetto. Facendo una cosa strana. Ecco posto. No, signor. No, signor. Ma quanto ci vuole? Perché la prima l'abbiamo vinta in un attimo? Perché no? Vabbè, dai. Poi si va al colpo, ragazzi, non mancherà più nulla, non mancherà più nulla. Si colpeggia Caio. Oh, mi ha fatto saltare, mannaggia. Brutto errore, ragazzi, brutto errore. Aspetta, non doveva succedere. Ma vedete il lato positivo, abbiamo quasi vinto. Abbiamo quasi vinto questa. Quasi andata, dai, quasi andata. Manca poco e la concludiamo. Fai fuori, giocatori nemici. Lo so, ragazzi, lo so. Spazzali via tutti, spazzali via. Ok, vediamo come va. Ci sarà qualche nemico, dai, potete fare. Ma che non li trovo, non è che non ce la faccio ammazzarli, ma non li trovo proprio. 3 su 6, ma chi è questo 3 su 6? Ah, il Juggernaut, ho capito, ragazzi, ho capito tutto, come funziona, bisogna ammazzare il Juggernaut. Stiamo vincendo, stiamo vincendo. Un poco, ma stiamo vincendo. Il problema è che non è facilissimo, comunque, i conti. Sono andato a infilare in questo percorso.
Questa è zona nemica, ragazzi, devo stare attenti qua. Qua la vedo malissimo. Ma no! Anticipato! Mannaggia la miseria, ha anticipato lui. Ma guarda che davvero, giusto. Protesta in corso. Ci sta, ma ci si può stare alla protesta, io non mi offendo, quella protestina, ragazzi. Boh, vediamo un po' come va. Boh, non capisco nulla. Sono confuso qua. Sono stato nel panico più assoluto. Non ci capisco più niente. Non li trovo. Ci saranno, eh. Che ne dite? Li troviamo sti nemici? Sono bloccato veramente. Sto juggernaut è complicato, dai. Poi ho solo una pistola, ci tengo a dire che vabbè, non è una pistola bacio, è una magnum. È chiaramente una magnum. Ha posto fine all'esistenza, addirittura ha posto fine all'esistenza. Che roba, ragazzi, che roba. L'abbiamo quasi fatta? Sì, dai che vinta. Io ci credo, ragazzi, dai. Eccolo. Facciamo fuori, dai. Ucciso, no. Facciamogli finire i colpi. Questo non ha capito che... Oh, uccisione assistita, bene. Nuova arma macete. Com'è il macete? Cosa faccio col macete? Non ce la farò mai col macete, impossibile. La tua squadra 6 su 6, ma quindi è vinta praticamente. 6 su 6. Cavolo, 6 su 6. Dovrebbe essere vinta, dai. Vinta! È vinta, ragazzi, si va a fare il colpo. Yes! È fatta, ma che oh! Ed è andata al Juggernaut. Oh, usciamo, basta, dai, si fa il colpo, non perdetevi da questo momento in poi. Quello che succederà sarà pazzesco, veramente. Ah, pazzesco. Poi avevamo aggiunto anche Umama Bit. Sentiamolo. Oh yeah. 10 bit. Ah, un bit. Scusate, mi ho preso un colpo. Flama 87 Classic trattino basso Man trattino basso 27 Revil trattino basso Master Draghia 89 Sbregonzo Jekyll One Max Flama 87. Classic trattino basso Man trattino basso 27 Revil trattino basso Master Draghia 89 Sbregonzo Jekyll One Max Flama 87 Classic trattino basso Man trattino basso 27 Revil trattino basso Master Draghia 89 Sbregonzo Jekyll One Max Flama 87 Classic trattino basso Man trattino basso 27 Revil trattino basso Master Draghia 89 Geruxian Jekyll One Max Flama 87 Classic trattino basso Man trattino basso 27 Revil trattino basso Master Draghia 89 Sbregonzo Jekyll One Max Flama 87 Classic trattino basso Man trattino basso 27 Revil trattino basso Master Draghia 89 Sbregonzo Jekyll One Max Flama 87 Classic trattino basso Man trattino basso 27 Revil trattino basso Master Cire 1. Ok. Devo trovare l'easter egg in tutto questo. Oh mamma. Avrei invertito qualche nick. È fastidioso ma geniale. L'easter egg è la compagnia. Ma ci sono anch'io. Però mancava Ghost. Ah, forse. FCRDS J F no. Niente, no, non è una un mix singolo. No, non è. Sto cercando. Ma cos'era? Geropuzza, una cosa del genere, no, non è quella. Non credo che fosse quella lì. Non credo che fosse Geropuzza, però ci siamo. Ok.
Non lo so, sto cercando di capire dove è l'easter egg. C'è un nick in più. Come un nick in più? Esatto, esatto. Un nick singolo. Un nick singolo. Mamma. Non ci ho fatto caso. Sbregonzolo. No, sbregonzolo passava. Sbregonzolo passava. Ma che cavolo è? Anche rileggerlo. Anche rileggerlo non mi passa. Flama, Classic, Revil, Dragia, Sbregonzo, Jack. Flama, Classic, Revil, Dragia, Sbregonzo, Jack. Flama, Classic, Revil, Dragia, Sbregonzo, Jack. Flama, Classic, Revil, Dragia, Sbregonzo. Geruxia! Il pelato! Lo sapevo io che era lui. Era veramente lui, era veramente lui. Sì, sì. L'innominato, l'innominato. No, beh, dai, si può nominare, ma si può nominare. Ci tengo a dirlo, si può nominare, ma... è quello che dite dopo che conta. Oh, quanto conta, ragazzi, quanto conta quello che dite dopo. Ecco l'easter egg. Boom. Allora, vediamo se c'è, se c'è Cla. C'è Cla, c'è Cla. Dov'è? No, non è Cla. Mannaggia, ma oggi sono ciecato io, eh. Cosa incredibile. Mi sono bloccato. Boom. Devo andare su e si fa il colpo, ragazzi. Si fa il colpo. Caio Perico per la gioia di Andre. Per la gioia di Andre. Si fa il mega colpo. Ma prima vi lascio a vedere il medio intrattenimento. Mentre aspettiamo, andiamo a vederci la nostra principessa. No comment. Twitch, mi dissocio. Mi dissocio, Twitch. Ma aspettando Cla, mi ha detto che sta tornando a casa. Assolutamente, roba per tutte le fasce d'età, chiaramente. I giochetti di... No, via, via, non posso mostrare sta cosa. Ok. Kung Fu Rainbow, beh, anche questo. Repubblica Space Ranger, beh, mi sembra giusto. Basta, basta, me lo tolgo. Basta guardare i cartoni sui repubblicani, andiamo a fare il colpo. A fare sto gran colpo. Vediamo. No, no, veramente, Ander, ma se sono repubblicani non possono fare queste cose. No, vabbè, erano vestiti, dai, meno male. Almeno quello, non, nel senso, non mi bannano il canale, dai. Pazzesco, pazzesco, mi sono perso delle cose, mi sono perso delle cose brutte. Ok, ok, ok. Fra militari, vabbè, dai. Va bene così, non ci sono problemi. Cioè. Non è così terribile, poteva andare peggio, poteva andare peggio. Poteva essere fra politici italiani, cosa che avrebbe tutti ribaltato la merenda dello stomaco. Eccoci qua. Benissimo, ok. Bene, bene, ci siamo, dai. Allora, la mia protesta è per questa... No, niente suggerimenti! No, ti prego, non dirmi così. Guarda, almeno sono fatto tutto giusto, dai. C'è tutto, c'è tutto. Imbarcazione Longfin. Io leggerò la chat ogni momento e poi dirò, ma dove stai andando? È dall'altra parte, non qua. Dove stai andando? È dall'altra parte, non qua. Eccoci qua. Sabotaggio. Strane sabotaggio, niente senso farlo, esatto. Vabbè, ma sabotaggio tanto sono fallite, le abbiamo provate, ma sono fallite. Ce n'è una sola che siamo riusciti a fare. Oh yeah! Oh yeah! Sentiamo. Un suggerimento per il colpo e non morire. Grazie! Beh, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ma perché non me lo fa selezionare, scusatemi? Perché non me lo fa selezionare? Non capisco. Ah, perché devo avviarlo? Sì, sì. Devo avviarlo, ovviamente devo avviarlo. Ah, grande Cla, grande, ci siamo, ci siamo. Oh, grazie, non morire, ma Revil. Sei un mito, Revil. Sì. Devo fare via colpo prima, ok. Boh, come vedete, allora, voglio raccontarvi una cosa. Io ho chiamato la mia organizzazione, l'ho chiamata Laika, come il cane che è andato sulla luna. Come il cane che è andato sulla luna, ragazzi. E sarà veramente... come il cane che è andato sulla luna, perché veramente qua, cioè, noi andiamo a fare il colpo, quindi in pratica ci sta tutto. Say hello to the sunshine for me. It has been a long time. Twitch, io mi dissocio da quanto è appena stato detto, giusto, sempre bene dissociare. Oh yeah, flama,
Lo so, troppe poche esplosioni. Poche esplosioni e gente ammazzata in sto gioco comunque. Sono d'accordo, e pensa che dobbiamo farla stealth, sta cavolo di colpo. Mannaggia la miseria, adesso picchierei questo ma non posso. Guardate come è messo male quest'uomo, È trasandato, ok. Allora, selezione appunto infiltrazione, ma non va! C'ho davanti il mio video di YouTube. Banna una parola, tutti nick. Non dirò i nomi, va bene, non dirò nessun nome per 5 minuti, fino alle 18.04, facciamo 05. Non dirò i nick di nessun utente. Però posso chiamarvi per nome, Revil? No. Posso chiamarvi per nome, Macie? Come si chiama per nome, Macie? Vero, Andre? Posso chiamarvi per nome? No, non posso chiamarvi per nome. No, ho perso. Mi sono trattenuto. Ho detto Revi. Tu non ti chiami Revi. Il tuo nickname è più lungo. Il nickname è più lungo, sta attento. Però non lo faccio neanche più, non lo dico neanche più. Ok. Ma che è sta scoteca? Aspettate. Oh, ce l'ho davanti. Longfin, molo principale canale di scolo. Boh. Mi serve solo il clan. Mi serve solo il clan nazionale. Boh. Chiamiamolo, ragazzi, si fa il colpo, eccolo qua, e c'è. Invita la partita, oh, ok. Così invitiamo le Kosetske, invitiamo le Securi, e si fa! Dai, non posso avviarlo senza clan, no? O posso inviarlo? Mi manca lui, mi manca la materia prima, mi dice che... Eccolo. Ciao, clan! Clan? Eccolo, buonasera! Ti sento benissimo, buonasera! Forza Milan, esco subito allora. No, forza Inter, grande Inter, viva l'Inter. Ecco, non parliamo della ventesima squadra di Milan. Non parliamo della ventesima, quindi non parliamo più dell'Inter, ok? No, non si parla. Del Milan, no, veramente del Milan. No. Quello è simpatico, dai. Ok. Apro il gioco e arrivo. Sì. Ma tu sei un bidone come Kuzmano, dici? Oh, yeah. Sì, il tuo personaggio, sì, quello di CTA tuo è imbarazzante. Ora ti voglio vedere come ringrazio. È arrivato un bittino, grazie all'omino della Michelin. Grazie, omino della Michelin. Cioè, il tuo personaggio c'ha anche il rossetto, cioè, veramente. Non è vero, il mio personaggio c'ha... Come no? Ma io ti posso chiamare, sei già dentro? No, aspetta, sto aprendo il gioco con calma. Sì. Che qui c'è gente che freme dal voler vedere il colpo, voglio vedere Twitch. Il colpo. Io mi dissocio. Ma io di colpo conosco quello della strega. Sì. No? Mio moderatore, che non posso fare il tuo nome per altri 4 minuti, mi puoi, per mio? Favore... Ma posso avviarlo anche senza di lui, veramente? Ma come faccio a invitarlo poi, scusami? Posso invitarlo? Avvio, ok. Non ho capito, scusa. Niente, avviando il colpo, tu entra che io avvio il colpo e vedrai che sarà figo. Ma io ho paura che se non lo faccio come sicuro, è mio moderatore number one. Allora, mi puoi cambiare il titolo e mettere il colpo, stiamo facendo, insomma, qualcosa sul colpo, qualunque cosa che vuoi sul colpo. Il colpo della strega. Ma perché sono da solo? No, io non voglio farlo da solo il colpo, vedi che... Devo esserci io. Sì, infatti, ti chiamo. Sta caricando al 40%. Tranquillo, ti chiamo te. Ti chiamo lo stesso, ok. Perfetto, invitalo, grazie. Si può anche far così, guarda, comodissimo. Ti ho mandato l'invito, eh? Sì, lo so, ho accettato, ma ha detto no, uno nuovo, è un invito direttamente al colpo. Mio moderatore, fai qualcosa sul colpo, non so. Jack e Cla fanno il colpo della strega. E si Jack può dire e Cla hanno il colpo della strega, stanno male. Sì. A Caio Perico, insomma, quello che vuoi, guarda. Se riesci a modificarmi il titolo mi fa un gran favore, perché almeno non laggo. A Caio Ken. Comunque c'è Revil che ci ha scommesso contro. Ha trovato l'arrampicata, sì, ma non me l'ha segnata sulla cos'è mappa. Cos'è che ha fatto? Cos'è che ha fatto? Chi? Cosa? Revil, ha scommesso contro di noi. Sì, ha scommesso contro di noi. Ha detto, io non sono preoccupato per te, ma sono preoccupato per Clara. E io ho detto che... Ha fatto bene. No, ha fatto no. bene a scommettere contro. Sì. Sì, mi ricordo, è in alto... Mi ricordo quel posto, tranquillo, Andrea, me lo sono memorizzato. Ma mi dice per poter accedere devi prima portare a termine il come prologo. Faccio a farti anche editor? Posso fare slash editor? No, vero? Come si fa a mettere editor 1 da qua? E deve
No, da qua no, devi andare su. No, devo andare su. Mi lagga tutto se vado là, mannaggia. Non lo posso fare. No. Ecco, mi ha frizzato la webcam per aver scritto slash editor, fantastico. Ma io non devo fare il prologo, perché mi dà da fare il prologo? Quale prologo? Avrei completato il prologo, ma io non voglio fare il prologo. È buggato, già buggato su. Ma no, ma cos'è sto prologo? Non devi andare, devi accettare il mio invito. L'ho fatto. Dai su, mi sta vedendo le piaghe delle dita, Lo so. L'ho fatto, cioè, ho accettato il tuo invito. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo alla tua play? Ma non lo so, è vecchia. Non è vero che è vecchia, non è vecchia. Niente, mi sta dando da fare il prologo, non so perché. Ma esci dal prologo, esci da GTA Online. Esci dal gioco, esci proprio dal gioco e rimetti il gioco dentro, come faccio io. Ma vi rendete conto che gli dà il prologo lui? Vabbè. Allora è una cosa assurda. Gli viene il prologo di sé, non ha connessione internet. Come non ha connessione internet? Ma non prende bene, ma a me veniva anche quando mi prendeva bene la cosa del prologo. Intanto mi succedeva però sta cosa. Dicono che è un bug. Ma che cazzo. Infatti esci dal gioco e rientri. Ma no, ma la sua connessione è buona, lo sentite? No, è buona. Con la sua voce da... Allora facciamo così, io entro, poi mi mandi l'invito come te lo mando io la sera. Facciamo così. Partita, sì. Se no non usciamo più. Sì, entra. Perché volevo mandarti l'invito direttamente al colpo io. Ma mi sa che non è una buona idea, mi sa. Perché sai com'è, potrebbe durarci un'oretta, fra fallimenti vari... No, cioè, facciamo primo colpo, dai. Dai, io voglio credere in quelli che hanno creduto in noi. C'è qualcuno che ha creduto in noi e vuole... Chi è che crede in noi? Nessuno. Non lo so, non posso vedere. Nemmeno io credo in me stesso. Boh, io vado a cambiare il titolo allora. Un solo grido, un solo allarme. Forza Milan, era così. No, andremo in fiamme. Andremo in fiamme? Ma non era a Napoli? Ah, no, scusa. No. Diciamo, bella Napoli. Bella. No, è il canale di Jack Leo e Max. No, era là che cantava, non io. No, io ho detto andremo noi, non ho detto città. Non ho detto città. Allora, dalla storia poi passo all'online e poi mi facciamo il passaggio così, perché sennò... Ecco qua fatto. Cioè, mi hai già mandato l'invito sul telefono? No, non ho mandato niente! te lo mando. Ecco qua, facciamo. 70%. Te lo mando. Tranquillo. Sì. Stai tranzo. Come si dice... Ma cosa mi mandi? Scusa, quello lì di WhatsApp. Non ti mando il tizio di WhatsApp. Non te ne frega nulla di WhatsApp, Jack, stasera ci mettiamo almeno 1000 crediti a testa per chi è in chat. Sì, ve li devo dare sti crediti. Non è colpa mia neanche di Cla, però, che non c'erano sti casini. Ma che cosa? No, non c'entro niente. Mi dice che non sei online. Aspetta, devo ancora entrare, aspetta. Dai, andiamo. Ciao Alex, vieni a sentire chi c'è. Comunque ho fatto il nuovo colpo, il gran colpo Caio con Jack e Cla, pensieri oltre la vampeta. No, è schifo. Allora, facciamo. Punto esclamativo. Ad. No, onore. Guarda, io te lo giuro, un giorno, se avrò un sacco di iscritti, contatterò Vampeta e gli dirò che l'unico suo fan in Italia è Jack. Perché... Questo lo deve leggere Cla, forza Pontedera. Poi vi ho dato 10 punti che volevate per questa bellissima attesa. Cos'è che ha detto il Pontedera? Forza Pontedera, sì. So che ti emoziona, no? Me ne frega niente. E beh, 10, no, a te guardate, fatemi vedere, top 20, Revil dovrebbe essere salito su, no, Revil? Sì, Revil è salito. Salito sull'ascensore. Facciamo. Add, com'è, remove, onore, remove, facciamo Alex Magic 77. Sì. Cosa? No, dico... Sì, ha funzionato, ragazzi. Guardate mi che bello. Mi dissocio Twitch. È colpa di Jack. Niente, Alex, fa finta di nulla. Non è successo niente. Twitch è colpa di Jack Twitch. Sì, ma sei dentro in GTA, dico? Sì, sono dentro il mio locale, ma ha buttato. Adesso esco e mi puoi invitare. Ha buttato, ti ha buttato. Mi ha buttato.
il cascone nazionale da GTA GTA durante il colpo, che emozione, ciao casco, ciao Sofia, ciao Sofia Lupis, benvenuta, ciao, cioè è arrivato, ciao Sofia, fatemi fare questo shoutout, Sofia Lupis, casco, no, Lordasco, chi cavolo è Lordasco, scusami casco, Lordasco non esiste, perdonami, è colpa di Clay, prendetemela con pensieri oltre la vampeta, Io Twitch bannerei. Io Twitch bannerei il canale di Gecleone Massimo. Ma è invisibile, Cla, non esiste. Non esiste. Devo dire. Non ci sei. Aspetta, ora sono. Sì, che ci sono. Ci sono io. Facciamo invito automaticamente. Cioè, no, facciamo che ti invito io adesso. Allora, invitami te. No, accetto. Vabbè, sì, va bene. accetto. Aspetta, facciamo. Okay. Shout out. Cosa non è permesso? Come non è permesso? Non è possibile. Lord Casco, tranquilli, lo facciamo giusto. Stavolta che Fabrizio ce la facciamo. Non spammare Alex, non spammare. Ecco. Ci sono, già, sono dentro io. No, sono entrato nella tua. Ciao Andy. Ci sono, benissimo, boh, faccio partire il colpo. Ragazzi, è il momento. Angolo del videogame. Ciao Andy, cavolo, ho visto Mickey James contro Mike Knox, bella sfida. Mamma mia. L'ha fatta, aveva fatto anche, non mi ricordo chi, forse Kelly contro Chris Benoit, si può dire Chris Benoit? Ma sì. Si può nominare? Comunque il tizio, no, quel gesto lì non devo farlo, ok. SK. Face. Sì. Porco cane, non ti vede più, non ti riconosce. Plan, Madonna, ti riconosce. Ma com'è possibile, Jack? Tranquillo. Come mai? Non è un problema, ragazzi. Non posso invitarlo nel Kosatska. Ma invisibile. Ma invisibile io è impossibile, perché l'ho visto io. A te ti vedo. No, giusto colpo, ragazzi. Siamo qua. 2 secondi dal colpo. 2 secondi, fatemi provare. 2 secondi. Pronto, ragazzi, si va di colpo, Kai. Ok, ho accettato l'invito. Di Club, benissimo. Facciamo così. Intanto mi fa partire la Kosatska, quindi facciamo un po' di Sukabliat, che non è una brutta parola, ovviamente. Leggi su, ma quanto me l'ho scritto? Andati via, Oritecci, grande Pietro, li hai spazzati via, Fatality. Voglio sentire Club dire bro. Alex vuole sentirti dire bro. No. Grande momento, ragazzi, adesso darò a tutti i presenti punti onore che si possono guarda, usare. Guarda, tra un anno potrò parlare inglese decentemente. Diamo 100 punti a tutta la chat. Potete diventare regular, annuncio, partecipare, far scattare galline, Eccoci. Io lo annuncio già adesso, tra un anno posso parlare decentemente inglese. Ma che un anno di meno? Ho comprato anche 2-3 libri per iniziare i corsi con i libri. Anche quei libri, ho comprato quel famoso libro indiano di così. Si chiama Sutra, sì. Esatto. Cioè, tutto in inglese, quindi sto imparando. In inglese, no, ma tanto è illustrato. È come i bambini impara su. Grazie per la Avada Kedavra. Ma io Kama Sutra già lo so fare. Sì. Va bene, boh, andiamo su, dai, ragazzi, non si perde tempo. Dai. Qua. Questo qui è l'ultimo colpo aggiunto. Questo qui è il colpo di Caio Perico che si fa sul Kosatska. Sono sul sottomarino. Buon, invito Cla, dai. Invito Cla sul Kosatska. Ecco qua. Vi ho invitato. A me? Eh sì, ti ho mandato l'invito. Ok, ok. Sì. Poi devo rifarmi il boss un'altra volta. Assolda guardia. No, sono già. Ah, ti metti in cerca di lavoro. Sì, appena entro, sì. Nessuno, perché sono Sciacquolatughe. Dopo un anno nelle live di Cla, je m'appelle Angelo. No, ma cosa vuol dire Angelo? No, quello lì è. Quello lì mi sa che è un'altra lingua. Chi è Angelo? Non conosco Angelo. Tra un anno posso andare a scrivere alle donne inglesi. Ma Cla, com'è che si chiamava il nemico di Goku di Dragon Ball GT? Chi? Quello che dicevi, il nemico di Dragon Ball GT. Ah, baby. Jack, non perdiamo tempo. Come dire che Slavini. No, Slavini ha più di un neurone. Slavini. Ok, ti sei messo in cerca di lavoro? Sì. Grande. Assolderlo, così vieni anche pagato. Ti rendi conto che ti pago? Certo. Ma devi pagarmi. Devi pagarmi, non gli basta il 1,5 milioni che si fa adesso. No. Okay, no. È molto rischioso sto colpo. Non si va, ragazzi. Colpo. Colpiamo. Tutto stealth. Vedete Cla far stealth. No. L'esplosiva. No. È una cosa che non avete mai visto da tanti tempo. Tipo Days Gone che non vedete lui che fa stealth. Eccolo. L'ho invitato. Accetta l'invito, Cla, che siamo in sessione, dai, che si fa.
Che emozione, che emozione. Okay. Angelo del Mocha Game è uno storico, giornalista e scrittore. Com'è andata a casco? Hai fatto qualche colpo anche te? Sei riuscito a fare il colpo dell'apocalisse? No, perché io penso che io e Clay insieme riusciamo solo a fare il colpo della strega, poco ma sicuro, quindi poi non si va oltre. È entrato, mi ha detto che stai entrando. Sono entrato io. È venuto Clay, dai. In che senso, scusa? In che senso che sei venuto? Giustamente. Ah. Long fin, ok. Boom, abbiamo selezionato il veicolo. Allora, qua devo fare esattamente come... Cos'era, molo principale o molo nord? Mi sono già dimenticato il tragitto. Hai solo cazzeggiato, hai fatto bene. Guarda. Io ho fatto la preparazione, ho esplorato Caio, Perico. Ed è stato bello, Caio Perico, ragazzi. Tanto c'erano i cani, mannaggia la miseria, sti cavolo di cani. Cosa devo mettere io? Molo nord. Tu devi fare niente, devi aspettare me. Ah, ok. Devo anche ridistribuire i soldi, perché altrimenti non guadagni niente. Molo nord. Ecco. No, non bravo. È ispirato, deve essere quello giusto, quello di... Boh, io non mi ricordo cos'era. Andre, indicazioni, ti prego, Andre. Senza di te non lo finiamo più sto colpo. Veramente. Molo principale, molo nord. Oh, non me lo ricordo. Io sono ingresso nel complesso. Sono abbastanza sicuro che il canale di scuro. How do you get inside the company? Quindi andiamo molo nord. Of course, if you find the right tools along the way, you have more options. Stai vedendo anche te quello che c'è scritto, vero? No. Uè, Nico, siamo al colpo, io e Kla, siamo al colpo. È uscito il molo nord. Il molo nord sono sicuro che lo uscita. L'unico colpo sarà quello in testa. Esatto. Entro fine della giornata. Molo nord. Ok, molo principale, canale di scolo, molo nord e orario facciamo di giorno. Usci un colpo. Sì, il colpo più difficile del gioco. Tutto tranne a pista. Sì, ti stai mi sembra. Ma io voglio buttarmi in acqua, perciò, veramente. Ho posto, set armi, cecchino e silenziatori. Ci sta, vedi che ce l'abbiamo, cecchino e silenziatori. Assumi, c'è qualche bella bomba, fucile, no? Aspetta, segna quota. No, voglio segnare la quota. Voglio dare più soldi, non posso mica non dargli i soldi. Okay. Poi mi denuncio se non gli do i soldi. Esatto, vado ai sindacati dei chiedi asilo. Vado ai sindacati e ti denuncio. Ecco qua. No, non posso togliergli altri soldi. Devo dargli più soldi, dai più soldi. Vogliamo solo soldi. Buon, torco di qua, no? Grande Clan. Soldi, money. Solo la vita di qua. Boh, ah, impressionante. Guarda che metti qui quello. Beh, che schifo. Che schifo. Mi metto con il capo branco. Completo da capo branco. Io mi dissocio qui. Boh, ragazzi, il colpo è partito. Il colpo è partito, Conto. Brutte maschere. Boh, vabbè, pronto a giocarle, va bene. Sì, pronto. Ah, ma c'è il filmato, cioè. Ma come poco altruista? Gli ho dato il 25%, è un quarto. Sì, c'è il filmato. Mi dovevi dare il 50, scusa. Facciamo godere il filmato alla gente, così. Si gode, vi godete un colpo dall'inizio alla fine, si spera. No buttons. So, what do we know? E chi è sto qua che c'ha? Leggi su, cosa ne pensi delle cimici? Boom. Cosa ne pensi, Cla, delle cimici? Boh. Ma quali? Quelle per captare le conversazioni o quelle verdi, schifose? Quelle per captare le conversazioni, quelle che c'hai tipo... Quelle vanno bene, quelle vanno benissimo. Cla, per partire il colpo devi dire la parola d'ordine bro. Bro. No. Verdi schifosi, dice Alex. Verdi schifosi. Allora, quelli vanno schiacciati. Ragazzi, che emozione del colpo. Sono emozionato. Stiamo facendo un colpo con Cla. Vi rendete conto che fra un po' saremo ricchi? Saremo ricchi. Soprattutto Cla sarà ricco. Gli ho dato il 75%. E fai bene, anche di più dovevi darmi. Alice, concentrazione. Focalizzato. Dovevi darmi il 99,9%. No, ma pure. 75 non ti basta. Ho dato 75 a te e 25% a me. Ma mi pare giusto 99,1. Alex, saremo talmente nascosti che non so se ce la farò, ma ce la farò. Cla, mi raccomando, L3 t'abbassi e poi fai come Jax, sai come fare, mi racconti un 3 minuti. No, non tradisco le tue lezioni, tranquillo. Le tue lezioni? Sì, beh, lui sono hard. Mi ha mio mentore, ha fatto due colpi hard. Ma hard avete fatto? No, non mi ha... no, sono robe pure sottili. Get him, team.
Ok, ma tu. Grazie per essere sacerdote. Minimo ci puoi leggere. Infatti, io gli ho dato il 20. Io mi sono dato il 25, lui gli ho dato il 75. Così si diventa ricco. Così diventa ricco. Ma già ho 1.900.000 già. Vabbè, almeno ti fai tanti soldi, dai. Mos. No, perché ho detto non potevo togliermi. Diciamo io ho pochissimi soldi, quindi un pochettino. Potevo anche fare 50-50, ma detto, siamo più generosi. Diamo classe 75. Diamo classe 75, giusto? Li uso con le signorine. No, ma lui li butta. Come no? Come li no? Butta i soldi. 50-50 sono. Potevo anche fare 50-50, hai ragione anche te. Ho preferito dargli 75 clap, che cavolo, per stimolarlo a far bene. Se gli diciamo che gli diamo 75, è più stimolato. Mi decano lo stesso, non è che. Eccoci qua, guardate che bello, Cla, guardate che bello. Mamma mia, spettacola. Cla, mi raccomando, non fa follie. Non è che follie, mi beccheranno senza fare la porta. Ok, perfetto. Allora, io mi ricordo che qua c'è un video e bisogna andare a destra. Come questo, sbagliato, è destra. Ho sbagliato strada, ragazzi. Il pallino a destra, tu. Non è un devi andare al pallino. Cosa stai facendo? Non da un'altra parte. Non la faremo lì, sicuramente non riusciamo a fare lì, però. Perché non vai a strada. Cos'è sto cosino? Mi sono schiantato. Allora, fatti vedere la mappa. La mappa, dobbiamo andare qua. Lo sai che lo farà, diglielo, perché là non lo sparare a caso. No, non sparare a caso, veramente. Ma non ho toccato niente ancora, non ho neanche le mani sul controller. È questa la sistemazione. Io non sparo. Scendi con me. Andiamo a prenderci la cosa arrampicata qua al centro. Dove sei buttato, Cla? Qua in acqua. Ma hai detto scendi, ma hai detto. Sì, benissimo. Prendiamo. Chi è che ha detto che io sparo a caso? Prendi. Devi prenderlo te. Tu metti l'arrampicata. Perché non me lo fa prendere? Ma come si prende? Perché non si prende? Te lo fa prendere? A te sì? Ma come si fa? No, lega. Non posso, Alex, scusami, sono troppo preso. Non posso. Cosa ho fatto la cazzata? Perché? Perché non mi fa prendere subito arrampicata? Scusami. Perché non mi fa prendere? Neanche a me. Non so come si prende. La barca la mano indietro, non è un problema. La barca. Perché mi è sparita la barca? Qua la barca, tranquillo. E qua la barca, non c'è successo niente. Ma l'ha preso? Ciao caramelo, stiamo facendo il colpo, ma non abbiamo preso subito arrampicata. A meno che è così, guarda. Cosa? Non si fa così. No. Ci siamo arrampicati. No, non dobbiamo arrampicarci noi, non dobbiamo arrampicarci, no? Dobbiamo andare in barca, fidati. Qua. Pensavo che dovevamo. Non è successa nessuna giocata. La barca è qua, io non so cosa avete visto sinceramente voi. È un bug, ragazzi, la barca l'ho parcheggiata qua io. Non so cosa avete visto. Non è qua l'arrampicata, come non è qua? No, ma lo strumento d'arrampicata non è qua. È più a destra, più a sinistra. L'hanno ribaltato, mi raccomando. Guarda. Io sto seduto. Ma la mappa non mi dice niente, quello che volevo dire. Ho sbagliato io, beh dai, qua, è questa qua. Perfetto, non è un problema, ragazzi, anche se non facciamo leaky, non è che la facciamo, giusto? Ma non mi va, non mi gira bene sta barca, ma ho problemi a girare. Non mi va a sinistra. La barca a tarocca. Eppure non fine, è facile da usare, dai. Barca cinese. Il capitano si è affondato sempre lì. È un casino, sta barca non gira, ragazzi. Non gira niente. Non gira. Io sono abituato alle barche che vanno, queste barchette da 4 soldi, che abbiamo rubato. Which io mi dissocio e qua è stato detto, E questa qua quindi l'arrampicata. Io me la ricordavo diversa. Porco cane, ragazzi, è un casino. C'è una guardia già. Ma la guardia non ce ne frega nulla, la guardia. Ma no, è giusto, la mappa era quella là, era quel punto lì, è corretto. Guardate che era corretta. No. Ma non è questo il posto, Ma Andre, scusatemi. Oh. Non era giusto questo posto qua. Insegnatemi. Dove? Andiamo al cane scuola, vabbè. Niente arrampicato. Andiamo a sparare. No, non spariamo! Bisogna fare la stealth! Andiamo al cane di scuola. Però non so, non c'è dato gli strumenti di arrampicata, quello è il problema, non ce l'ha dato. Ho il mirino puntato su di te. Allora, se sbagli. Dove è questo qua, vedete, questo qua. Qui sotto.
Ma qua io non vedo un canale, non è vero. Ma non c'è lo strumento d'arrampicata, quello è il problema, che non c'è proprio, non è comparso. Guardate adesso il filmato, doveva comparire su una cosa che non è comparso. È un bel problema, ragazzi, è un bel problema. Bisogna proprio, e che stare... facciamo quindi? Bisogna andare al canale di Scolo. È qui dentro, no? Credo. Sto guardando il video, sto guardando il video. Là, non scende ancora, qui sotto mi sembra. No, aspetta, non scende ancora. Non sto facendo niente. Non so la strada. Esatto, non so la strada, è un bel problema. No, hai fatto la foto. Non ho fatto la foto, infatti, non ho fatto. Non è... Chi è che sta facendo la gallina? La gallina, grazie gallina. Mi piace la gallina. È qua, è qua, no, non è qua. Ma dove cavolo è sto canale di Scolo? Non me lo ricordo più. Non so, pensavo. Ecco, scusatemi. Ci sono. E dove c'è il. Deve essere qua il canale di Scolo, deve essere qua sotto. Qua. È il pallino giallo, ok. L'avevo detto di andare a pallino giallo. Ma me l'avevi detto di andare a pallino giallo? Okay. Sì, ti avevo detto, ma guarda che a destra è pallino giallo. Ok. Allora ce la facciamo. In memoria dei polli uccisi a Pordenone, ragazzi, questo è il colpo più epico del gioco. Ce la possiamo fare, credete in me, tra. A posto. Mamma mia, a posto. Bro. Si, so che punto siamo, Però vabbè, vedete, non mi gira. L1 non mi gira. Non mi va dove dovrebbe andare. Non capisco perché. Dai, Cla, diciamo. Adesso entriamo nel vivo, Mannaggia, che preparate le clip. Sarà eccezionale. È qua il punto di Scolo. È qua. Siamo arrivati. Sto buchino qua. No, quello dopo. Questo qua. C'è una guardia. Sì, ma non ti preoccupare, la guardia non ci vedrà mai. Qui, il canale di Scolo, vedi. Scoliamo. Ora bisogna andare sott'acqua ed equipaggiare le maschere a gas. Facciamo abbi fede, là. Scendi, equipaggia la maschera a gas. Ce l'ho già. Sì, perfetto. Scendi, vedi dove sono io, vedi. Quel punto giallo, va, andiamo. Però non so chi dei due dovrà... Cosa smontare. C'è lì? C'è da andare dentro, si infiltra. Ragazzi, infiltrazione stile Snake. Che figata di missione. Taglia la grata. Io taglio la grata e tu aspetti. Va bene. Tanto sai, ti fidi, no, delle mie tagliate di grata, no? No. R2. Ah, devo pure accenderla io. Non si fa. Ok, sono tagliati i punti, guarda che... Mamma mia, che precisione. Guarda che precisione. Guarda che qua l'aria scarseggia. No, ti dà 20... Hai 20 respiri, tranquillo, 20 respiri. Che sta andando bene, guardate che bravura. C'ho un coltello in mano, non capisco, certo. Perché è andata bene, che non doveva fare la classe sta cosa, se doveva fare la classe. No, Clara, tu non hai idea di che cavolo sto facendo io, non so se stai vedendo la live o cosa. No, un casino, ragazzi. Ok, guardate che bello, in memoria dei pollici, dai il verde, sì, lo so, devo tagliare il verde, lo so. Così è andata, qua, così è andata. Sei pronto? Vai. Anche si va lei che sono su. Quasi tagliata tutta, dai. Ultimo, vai che si va, ora si entra. Ecco, spingiamo. Ah. Becca le luci verdi per Diana, sì, lo so. Grazie Carmelo, grazie. Ok. Andiamo. Il miglior colpo della storia. Ora inizia a divertirti, lo so, adesso inizia la stessa. Oh mamma mia, adesso ho paura, Cla. Mi raccomando. Perché hai paura? Ho paura, sì. Fai bene aver paura. Anch'io avrei paura, posto tu. Si va su. Siamo cecchini. Allora, equipaggia la pistolina. Qual è? Ma adesso vediamo quando esce la pistola. Ok, allora, adesso non fa nulla, sta fermo lì, io devo uccidere sta guardia che sta qui sopra. Aspetta, abbassati con L3, io devo uccidere sta guardia che sta qua. La vedi? E non va R3. Perfetto. Non va, oh. Ma no... A questo la guardia, ho già preso la prima tessera, sta lì, sta fermo, abbiamo preso la tessera! Una schiena uccisione, ok, perfetto. Abbiamo fatto, adesso andiamo di qua, andiamo da questa parte qua. Mi raccomando, guarda.
Ma io ti dico quello. Comunque c'è gente, stai attento, stai attento. Mamma, che tensione. Che tensione. Che tensione. Sei con L3, giusto? Che stai camminando piano? Ci sei? Oh, sì, sì, io. So dietro la colonna. Sì. Oh, dobbiamo passare di qua senza ammazzare nessuno. Mi sembra che bisogna andare prima qua sopra, mi sembra. Sì, sì, due guardie, devi aiutarmi. Ma come si fa? È difficile sto pezzo, perché bisogna uccidere tutti e due. È corretto, Andre? Non uccidene una? Una e poi l'altra. Dov'è l'altra? Perfetto, a posto, non ci hanno beccato. Li abbiamo uccisi! C'è qualcosa anche qua. Boh, niente, non dobbiamo andare da loro però. Era solo per ucciderli per sicurezza, non si sa mai, altrimenti ci rompono le scatole questi. E ora bisogna uccidere anche questo, perché questo qui è altrimenti ci vede. Ma io non ho la pistolina con la silenziosa. Sì, questo. È quella in alto, la pistola in alto. No, non c'è. Come c'è solo quella normale. Che armi la pistola hai? Normale che fa rumore. AP? La pistola AP. Sì, sì, è silenziata, tranquillo. C'è un'altra guardia lì. Perfetto. No, ci hanno beccato! No! Non è più silenziata? Ce l'hai per qua. Oh, io non ci hanno beccato, che paura, pensavo ci avessero beccato. Bisogna andare qua, Bisogna uccidere anche questo. Attenzione, vieni con me. Sono già lì dietro di te. Colpo in testa. No! No! Ammazza! Posto! Non ci ha beccato! No! Oh mamma mia! Boh, bisogna sparare, spara! Oh, finalmente! Clash spara tutto quello che si muove! Mamma mia, sì, ovvio! Ma sì, guarda! Io vado intanto, dobbiamo prendere anche la tessera qua! Ma non ti preoccupare! Non abbiamo le carte d'accesso, tu spara, Clash! Non ce la fa, sì, ce la facciamo! Clash è forte a sparare! Clash è incredibile! Hanno delle armi così potentissime, non le abbiamo sabotate. Ce la stiamo facendo, vero? Ma io non mi ho ancora battuto niente. Ha fatto la frittata. Ma non moriva sto tizio, non so perché non moriva. Questo qui chi è? Pensavo fosse Kla. Vabbè, dai, non è successo niente, tanto torniamo in vita, dai. Kla, mi raccomando, ammazzate tutti. Uno, fatto fuori. Buona. Poi andiamo a prendere la scheda d'accesso. Ah, sei tu, fermo, che sono io. Attento. No, ma io non ti ammazzo, non possiamo ammazzarci qua di noi, non c'è poco amico, tranquillo. Via, ammazzato un altro, vale. Bravo, no. Facile. Come volete che vi ammazzate poi lo rifate. No, voglio provarci, fatemi farlo. No, ma io voglio farlo. Io sono sicuro che finirà bene questo corso. I soldi ce li prendiamo. E facciamo anche. Olè. Prendiamo tutto l'altro. Un altro, occhio che ce n'è uno davanti. Sì, l'ho schinato, tranquillo, Io l'ho trovato. Ecco, forse passando. Hanno la tessera. C'è uno di loro la tessera, non so chi. Fatto fuori. Si ingamba. Oh, c'è qua. Non ammazzare. Chi? Io? Oh, no, te. Questo qua. Con le borse via non ci avete mai mano sul fuoco. No, dai, io ci voglio credere, Andre. Sì, guarda. Ecco. Ah, però ci serve la seconda tessera, mannaggia la miseria, senza quella non c'è tranquillo. Eccolo qua. Dopo entro. Ah, mi sta sparando questo, non voglio farmi ammazzare. Ma no, ma quel paese m'ha ucciso. Morto ma non c'è. Posso entrare adesso, devo prendere la scheda d'accesso. Mi serve una scheda e ce la facciamo. È terminato il colpo, abbiamo fallito. Come abbiamo fallito? A farlo ce la fate, col bottino pieno si sparano perché so. Ah, ho capito, io volevo ammazzare tutti prima, capisci? No, sei vivo, Clark. Certo che sono vivo, figurati, vedi i dubbi. Oh, ammazza tutti, dai. Ma se riesco volentieri. Anzi, ti consiglierei di farti ammazzare. No, ma assolutamente no. Ma Clark, non sai cosa devi fare questo colpo, Beh, per ora sto ammazzando tutti, però. No, sono morto veramente. Clamazza, ti fidati di me. Fallita, hai visto? Tagliato per la crew, ragazzi. Abbiamo fatto un colpo, trofeo sbloccato. Però fatto 1000 punti esperienza ho preso. Beh, certo, Adesso rifacciamo il colpo, lo facciamo elite. Ma scusatemi, oh, quindi bisogna tornare a Caio e farlo e prendersi l'arrampicata? No. Andiamo insieme a Caio. Ecco, Alex dice: ora sto ammazzando tutti. Un secondo dopo è morto. Ma vabbè.
Andiamo un attimo a Kyle, vediamo se strumento mai. Arrampicante e facciamo il colpo. Dov'è? Easy. Io non, easy. Io non mi copro mai per quello. Quello mi ha ammazzato. Ma infatti non ho, è anche colpa mia, che io ho cercato di colpire il tizio, gli ho colpito alla spalla e non alla testa. No, dove mi ha spawnato? Dove mi ha spawnato? Nel mezzo del nulla, nel buco del qualcosa. Eh? Sai dove? Sai benissimo dove mi ha spawnato. In the bush, eh? Oddio, no, mi ha spammato nel mio locale. Ma me ha spammato non so dove. Boh, Marona. Tanto qui lo faccio, vado al Kozatsk e ti invito, tranquillo, non ho problema. Non succede niente. Il mio locale mi ha spammato, sì. Dov'è il Kozatsk? Ma non c'è neanche più il Kozatsk, ma porco di quel cane. Cosa è successo qua? Non c'è più niente, abbiamo fallito il colpo miseramente. Terribile, terribile questo fallito. Che schifo, ragazzi. È proprio un marchio. Dov'è il Kozatsk? Dove me l'ha generato? Jack, leggi sopra. Se uno continua da solo, un borsone solo, è vero. Non lo continua, hai ragione con te. Oh, l'ha spawnato qua il Kozatsk. Vabbè, non è un gran problema. Su, andiamo. Ti invito al Kozatsk e andiamo a Kai, ok? Vabbè. Sei pronto, Kla? Ragazzi, siete pronti a Vai. Vedere le grandi avventure? Dobbiamo prendere lo strumento arrampicata. Ma io l'avevo fatta la foto, non mi dava nulla. Ma cosa devo fare la foto io? Io non so cosa devo fare alla foto, però il mio problema è quello. Mi dici il punto della mappa, Andre, dove bisogna andare per fare la foto dello strumento dell'arrampicata? Così faccio quella foto lì e sono a posto. Ma dov'è il Kozatsk? Perché è sott'acqua? Perché il Kozatsk è finito sott'acqua? Me l'ha messo sott'acqua il Kozatsk. No, è qua, paura. Se fai la foto non c'è nulla che potrei. Infatti un borsone sulla cassa. No, non c'era, l'ho fatto, non c'era. Andre, non so perché non c'era quel punto. Lo so, ma infatti io avevo un video davanti, sono andato allo stesso punto e non c'era. Non c'era il borsone, non c'era. Ma stavolta non c'era neanche proprio il borsone, infatti, quello vedi. Non vorrei che fosse a volte sì, a volte no. Dai, che siamo arrivati, Sei pronto là? Invito subito. Sto qua. Dai, facciamo il colpo, dai. Primo colpo fallito, va bene. Poi devo dare i punti. Devo dare i punti a chi ha scommesso sul nostro fallimento, tipo Revil. Revil ha Ma io l'avevo anch'io avrei scommesso contro di me. Lo faccio, eh? Non è colpa tua, Ando, non è colpa tua. Termine in V, ok. Epilogo. Pum, devo dare i punti. È colpa di Twitch. Prediction. Shish. Benissimo. Allora, Revit. Tra un anno parlerò come Renzi. Revit, puoi dare i punti a chi ha dato niente? A chi ha dato che abbiamo fatto, che fallivamo? Per favore, please. Ragazzi, io tra un anno parlerò come re. Cioè, come Revit. Cos'è no. Vuol dire? Ma no, come Revit, stavo dicendo come Renzi. È colpa di Jack, sì, ho sbagliato strada, ma soprattutto a me ha sfasato sta cosa dell'arrampicata, ero nel panico assoluto, scusate. Forse ti ho invitato al Kozatsk, eh? Ok. Quando sei dentro. Ho accettato. Vabbè, ma dai, non è colpa di uno, colpa dell'altro, ci sta, si sta è imparando. Colpa di, è colpa di Twitch. Esatto, è colpa di Twitch che oggi non andava al counter, perché sennò... Just like in San Fierro. Sei contento, Kla? Fucking bridge. Ok, aspettami. Adesso andiamo a fare la cosa insieme. Tanto sei sempre nella mia crew, giusto? Ovviamente. Ma poco. Abbiamo fallito il colpo. Non voglio sfuggire, la vedo dura. No, la vedo bene. Sono fiduciosissimo. Anch'io la vedo male. Dai. Possibile che vada male. Impossibile. Anche i tastierini, spero che mi si... No, ma guarda, hai visto che con la grata è stato un attimo. Vieni là, vieni al termosifone. Al termosifone, io guido coi termosifoni, orco can, ma che cavolo devo dire? È stata una bella missione. Ok, ci sei dentro? Cioè, non mi vedi che sto vicino? No, non ti vedo. Io avevo messo la visuale da davanti, ok. Vabbè, dai, si fa. Ok. Tu, classe, vuoi iniziare comunque a preparare le tue cose? Tanto io sto soltanto andando all'aeroporto, t'avviso quando... Ah!
Ok. A me interessa fare sta foto. Far sta foto lì. La foto al strumento d'arrampicata. È importante, ragazzi, è importante. Che se capisco dove è quello. No, veramente. Ma come facciamo fuori a fuggire? Io nel panico perché non sapevo come fuggire. Da lì. Ma per la fuggire? Sono ponte digitali, proprio. Vabbè, ma dai, è facile, Ando, è facile. Bisogna sparare, non scappare. Tre punti, quei punti. E infatti non c'era, è quello che sto dicendo. Non c'era in quel punto lo strumento arrampicato. Ti sto dicendo. Io volevo andare in quel punto là, che infatti io sono andato nel punto dell'altra volta, ma non c'era stavolta. Non so come fai a spiegarmelo, non lo so. Bella non domanda. Bisogna scappare. Bella domanda. Oh, sai che andiamo a Cairo tutti insieme, dai. Andiamo a Cairo e Monteno. Però veramente, cavolo, lo strumento arrampicato ci serve, se non c'è non ha senso che torni. Magari si rigenera. Io ho fatto la foto ma non c'era il borsone, c'era la cassa verde e niente borsone sopra, come hai visto non c'era. Vuoi dire che quindi a volte si genera in posti diversi? Ma che cavolo, non posso mettere allo stesso posto, tutte volte non ce lo fa. Cavolo, su due volte era sempre allo stesso posto, come Andre, cavolo, però sto dicendo. Una porta, cavolo. Non c'è lì di sicuro. E le altre parti. Là, tu stai preparando il tempo? Fai bene. Oh, sono piano. No, perché a me serve lo strumento arrampicata, ci serve per la fuga, l'unica cosa che ci manca là è quella. Non bisogna scappare, bisogna affrontarli tutti. No, sono troppo. Come no? Hanno anche dei ricordi sul lato, bravo. Ma sì, che sei preso. Oh, siamo arrivati. Che è successo? Siamo morti, ho atterrato male. Dove siamo morti? Un promontorio vicino all'aeroporto in cima, mannaggia. Vabbè dai, siamo vicini, dai, siamo arrivati, andiamo. Scusa se ti faccio tornare sulla play, seguimi, cioè andiamo al puntino giallo. Come siamo morti? Siamo morti, sì. No, io, mamma. Fidati, ma siamo morti. La miseria. La pazienza. Ah. Dai. Oh, ma lontano un attimo e succede un casino. E vabbè, ho guidato male. Ma perché mi ha girato le scatole che, sai, quando fai la missione la puoi fare a memoria. E a memoria non c'è la cosa che c'era. E pure senza intanto vedete che ce la fai. Almeno capite per me. Ah, ok, ho capito cosa intendi, di non andare comunque. Andre, ma quel segreto che c'è degli alberi, mi puoi aiutare a trovare quel mistero lì? Perché c'è questa cosa? Partito un filmato. Sì, filmato, siamo andati in viaggio, giusto. Abbiamo viaggiato. Mi dici dov'era questa cosa degli alberi? Che tu hai detto che c'è un segreto, una cosa piccola da trovare vicino agli alberi. Se mi aiuti con questo, per favore, mi fa un piacere, guarda. Se vuoi, è dagli alberi, vicino alla pista. Ah, ok, pista da ballo. Ho provato, ma non li ho trovati. È fastidiosa sta cosa, non ho trovato nulla. Siamo nella Repubblica delle Banane. Oh. No. Esatto. La tua è avanti a fare le tue cose, tanto qui c'è filmato, come sempre. Buenas. Ma posso saltarlo filmato? No, non posso saltarlo. Dai, no. Sì, posso saltarlo, dai. È una forma fatta con la sabbia. Tu balla pure, fino a che io vado a... È un po' perché la sabbia. Ah, già qui devo abbassare il volume perché il tempo è troppo alto. Abbiamo abbassato un po', scusate. Guarda come ballo, mia. Balli bene, balli bene. Vabbè. Va un po'. Non di lì. Alla sinistra della pista da ballo. Dietro. Questa qua allora. Cercavo nel posto sbagliato. Di dietro? Corretto? Corretto? Mi sono incastrato. Che casino, Caio Perico. Che casino, ragazzi. Che casino. Sti cavolo di alberi non passi neanche. Ah, io mi metto dietro una. Mi metto dietro una. Fai bene. Mamma eccola! Mia. Ma che bello! Che bello, c'è un dinosauro. C'è Nessie, il vecchio caro Nessie. Che figata, c'è Nessie. Ragazzi, hanno messo Nessie. Ho trovato Nessie. Posso mandare la palla? No, non posso mandare la palla. Guarda, peccato che non mi puoi far vedere in live. Vabbè, io sto ballando con le signorine. Ciao Seba, ciao Sebastiano, aiuto. Io e Club abbiamo fallito miseramente. Allora, un promontorio vicino al... come cavolo si dice? Questi cavoli di alberi odio, Caio Perico, lo odio sto posto, mi fa schifo.
magari facciamo le bombe subacquee, visto che se le tocchi non, se non le tocchi, se le tocchi non esplodi. No, infatti non me lo sono mai chiesto. Ma no, cosa aspetta, cosa aspetta, devo andare alla forma, fai la foto, non me la fa, l'ho fatta, mi dice che non posso mandarla a Pavel. No, ma dai, sono troppo distante, devo andare avanti. Abbiamo trovato Nessie, Seba, abbiamo trovato Nessie. Che casino di missione qua. Mannaggia la miseria. Oh, ho superato le guardie. Tanto Claballa, Oh, io sono con una ragazza in costume qua. Infatti, lui si fa la bella vita. No, ma sai cos'è? Adesso voglio fare sta cosa arrampicata. Poi ci tornerò ancora, poi ci tornerò sicuramente, ma... Devo solamente trovare un promontorio vicino all'aeroporto. Io solo all'aeroporto, solo al promontorio. No, no, non l'avevo ancora fatta. Ma non hai visto? L'avete visto anche voi il messaggio? Sarà sto promontorio qua, dai. E adesso? Adesso si va dove ho messo il puntino viola. John Scimmia. No, non me lo ricordo John Scimmia. Non me lo ricordo. Non ho presente chi sia John Scimmia. Non è un mio pupillo, non me lo ricordo proprio. L'altro, non quello. Qual è l'altro? È una guardia. Sì, ma stiamo noi, levitiamolo. Perché ci sono altri aeroporti? Ma non ci sono altri aeroporti, Caio. Mi dici nord, sud, ovest, est, tipo sud-est, così. Là ci sta parlando con le donnine, sì, sì. Certo. L'altro, Jack fa... È il lavoro sporco. Io questo faccio... qua ricordo, questo qua, ho capito. Bel casino, però. Se riusciamo a trovare un veicolo di fronte, sì, sì, no. Sì. Ho capito, è questo qui, dai. Ma non è un mio pupillo, era uno degli iscritti, non è un mio pupillo, non sapevo neanche chi cavolo era. Non ha mai neanche debuttato. Non lì. Di fronte, da sta parte qua, allora. Proviamo questo. Sta arrivando una macchina. Va bene qui? No, ti hanno beccato, no, mi è creato male. A te, no a me. Ci ha buttato fuori. Sti disgraziati ci hanno buttato fuori. Sono veramente disgraziati. Ma hai detto stai attento a non farti beccare. Attento, ma non è andata bene. All'aeroporto. Ma l'aeroporto... il promontorio di fronte all'aeroporto. Andare? Questo qua. Ma io che devo fare? Sono ancora qua io. Questo qua. E bene, dobbiamo prendere una barchetta e la prendiamo. Mi devi venire a prendere? Sì. Neanche quello, Andre. Sì, è quello giusto. Boh, mi ha portato al posto giusto. Ragazzi, mega stealth. Jack e Clark che fanno stealth. Giusto, io t'ascolto in acqua. Tu non fatti beccare. Se poi riesci a trovare un qualcosa... Tanto io levito le guardie, non mi beccano mai. Non mi beccano mai. Ma io non... Non ho io il... Non ho capito, è l'altro, no? Sì, ma che sfiga, non poteva mettere allo stesso posto sto cavolo di strumenti arrampicata. Perché devono rovinarmi così la mia missione? Mannaggia la miseria. Fastidioso. Lo sto mettendo sotto... Va bene, ma non era mio comunque, Fai quello che devi fare, Carmelo, fai quello che devi fare. Fai tranquillo. Non ci sono problemi. Se mi becca tre volte, sì, ma non mi beccano più ormai questa zona qua, chi vuoi che mi beccano? La zona sperduta, tanto là sta preparando per la live, lui che più tardi, così alle 7 gli facciamo un bel raidone. Che c'è Gerux che ha detto, fallo a me il raid, sì, aspetta, da te il raid, aspetta, se c'è là, facciamo anche là. Gerux, che sono io. Non è che esplode il computer. Ma come ha fatto a cominciare a comprare? È perché c'è un grande guadagno, casco. Cioè, ho detto a Clark che si fa i milioni e lui ha detto sì, si fa. Capisci? Quando no, dice a Clark che si fa i milioni, cosa fa? Mica mi dice di no, eh. Non mi dirà mai di no, mi dirà che figata, diventiamo ricchi. È la verità, quando si fa i milioni sul serio. Alla fine la spiaggia si è alto. Va bene, bene. Vado a vedere la fine della spiaggia. Ma dai, alla fine sta spiaggia qua. Che bello, sto anche sul punto giusto. Mentre sopra la collina c'è l'altro, ok. Vediamo se qua. Vuoi vedere che forse è qua sopra? Vuoi vedere che è qua sopra? No, non è qua. Non c'è lo strumento arrampicata, però la foto la faccio sulla sicurezza. Quindi questo qui è un altro dei posti dove può esserci. I soldi battono tutto, anche là. Hai capito? La voglia. Niente, vedete, non c'è. Niente strumento arrampicata, neanche qua, che sfiga. Vabbè dai, sarà qua sopra, sulla collina. Qui sopra, è qui sopra, Andre?
Un solo grido, un solo allarme. Un solo grido, un solo allarme, forza Mina, giusto? Quello lì che no! Sei. Come no? Ma come no? Dai, Clark, tu sei milanista, si sa. Ma devo chiudere. Forse ci sono qua, forse ci sono. E qua? Ma neanche non qua! Offendiamo. Ma non è neanche su questo. Andre, aggiornami, aggiornami, dov'è sto strumento arrampicata? Dove cavolo è? Non è neanche qua. E questo qui dovrebbe essere, no? Che sfiga, cosa che sfiga? Ma sarà qua? Non è che stavolta me l'ha spawnato nel punto giusto? Devi farlo senza. No, devi farlo senza non è una bella frase. Dai, ci sarà un quarto posto. Allora, voi volete vedere che stavolta me l'ha spawnato nel punto solito? Quello dove andavamo io e Cla? Questo punto qua. Secondo me me l'ha spawnato qua, eh. Non abbiamo visto stavolta, tornando sull'isola, se me l'ha spawnato qua. Voi vedete che stavolta me la mette qua? Cioè, veramente, stavolta magari me l'ha generato nel punto dove non me lo genererà mai. Cioè, che sfiga, veramente. Io non voglio fare il coso senza l'arrampicata, dai. Voglio arrampicarmi e fuggire. Ho detto, scappiamo su! Come fa Sebast. Se facciamo una scappata. Oh, vediamo. Un attimino, voglio vedere un attimino. Eccoci qua. Top 20. Top 20, vedete? Che cose incredibili. Boom. Cla, dimmi il nome di un utente che ti viene a caso. Un utente qualsiasi che ti viene in mente. Il primo. Alex, ok. Allora, togliamo, facciamo onore. Remove Alex. Come non sono più membro? Ma abbandonato. T'ha buttato fuori, eri fermo in attività? No, stavo nuotando. Togliamo 400 punti ad Alex Maggi, perché l'hai nominato, ok. Boh, tolti i punti ad Alex, boh, tolti tutti i pari. Stavo nuotando. Ma buttando fuori. Ma no, come togliere i punti? Eh sì, la persona che nominavi gli togliamo i punti. Esatto. Mm. Abbiamo buttato fuori, ragazzi, dai, andiamo a cercare se c'è lo strumento arrampicata. Io sto sclerando questo cavolo di Caio Perico. Io voglio arrampicarmi. A me mi ha buttato fuori la sessione. Ma sì, claro, non è un problema. Tanto sei tosto te, sei tosto. Cosa c'entra? Non posso farla. Ma non c'è la... bisogna vedere se non c'è. Secondo me magari si è rigenerato stavolta. Perché prima hai visto che non c'era. Ma magari stavolta c'è. Oh, ma da cioè, io ci voglio credere, ragazzi, ci voglio credere. I believe you. Eh? I believe it. I believe you. Vedete che Cla sta imparando l'inglese, dai. Certo. E invece credo un cavolo, shit. Non c'è niente. Shit. Dai, ci sarà un quarto posto, ci sarà un quarto posto. Poi, tra l'altro, qua voglio vedere come shit. Questa qui è una cosa divertentissima che ho trovato oggi, che è lo scheletrino, guardate che bello. Scheletrino. C'è qualcuno che è finito qua, non sappiamo perché e come, ma è finito in quel posto. Boh, Cla che impara inglese è un miracolo, dice Seba. Boh. Ma mi voglio essere international. Poi i punti li voglio dare a Seba, perché per il bel commento diamo lui. Ein, Erhar. Ma giusto un po' di... Quanto fa il colpo? Bella domanda. Mai. Devo uscire da qua. No, quando faccio il colpo, veramente come faccio? Esatto, come ci arrivo in mezzo all'isola? Già. Il problema mio è che, guardate, è un disastro. Non ce l'ho solamente arrampicata, dobbiamo uscire in qualche altro modo. Lì era comodo evadere così. Ma si può evadere dal punto di partenza, figurati, nulla, con piacere. Un commento che mi è piaciuto molto. Stavo parlando con me stesso, avete pazienza, di tanto io ho dei momenti in cui parlo con le mie sei entità nel corpo, non sto scherzando. No? Questa è la capisce. Io sono più volte che vado senza rapida. Dove vai? Dove vai a finire, Andre? Senza rapida. Siamo... Da dove esci? Dove esci? Emilie, dobbiamo dargli anche ad Andre i punti, dobbiamo anche ad Andre i punti. Hai detto che okay, per tutta l'attesa, a onore, ad Deacon, l'IST, John... Gli diamo tanti punti anche ad Andre, gli diamo... Ok, benissimo. Volevo premiarlo per l'attesa, ci sta. Vi faccio vedere cosa... Sì, mi fai vedere, grazie Andre, mi fai vedere come si fa, ma... Io e Cla comunque ci proveremo la sera a fare qualche tentativo, fallito... Cioè noi faremo il colpo senza riuscirci, no? Giusto, Cla? Ah, beh, mi sembra... Noi falliamo, noi proviamo e falliamo, bello è quello. Noi falliamo, proviamo e falliamo. Ma vi ringrazio per la fiducia che ci date, ovviamente darò i punti a chi ha pronosticato contro di noi, ovviamente tipo... Cioè a tutti, perché penso... No, c'è gente che ha pronosticato anche un bel po' di punti per noi, ha creduto in noi, non so, forse Alex ha creduto in noi. Mi dispiace per lui, nel caso.
Anch'io avrei scommesso su me stesso. E contro me stesso. Devi uscire dalla porta principale. Oh mamma, la porta principale non so neanche come si raggiunge. Veramente, veramente. Però l'uscita rimane sempre il molo nord, giusto, Andre? L'uscita rimane sempre il molo nord, che è facile lì. Rubacchiare. Sì, ma come faccio a uscire senza farmi beccare? Quello è il problema. Le uscite comunque se vienzate in giallo, ah, meno male, dai, meno male. L'importante è quello. Sì, ce la facciamo, Andre. L'unica soluzione è farcela un altro. Magari domani, se vuoi, dopo pranzo, facciamo un altro colpo. Ti pigli te i soldi stavolta, così non prendi più, non perdi più soldi, che non voglio farti perdere soldi ogni volta che fai il colpo. Andiamo da questo qua, il pilota, eccolo qua. Los Santos! Vedete, si genera, mi esce dal corpo di questa volta. Fa così, veramente. Sei a Los Santos? Sì. O vediamo se chiamare Revil a caso fa scattare belle cose. Revil! Ecco qua. Anzi, in realtà noi chiamiamo il nostro grande benefattore del canale, che è lui. Yeah. Lenny! Eccolo, è Lenny. Ecco mamma qua. Mia. E se il canale vi piace, potete mettere un follow e seguire Jack, Leone, Max. Non devi fuggire dal punto indicato, basta che rubi una barca e scappi. Ma guardate, mentre Clafa le sue cose, Ma che ora è? Sono con le 7 meno 5, 5 minuti, quindi aspetto che... 7 meno 5? Sì. Beh, intanto è da un quarto d'ora che stai preparando, cioè penso che ce la fai. Sì, ma non riesco a fare le cose per il locale. Ma no, le cose per il locale no. Fai stasera, dai. Sì. Ah, chiudo GTA. No, bro, tu prepara tutto che... Clà si trova in uno strip club, sicuro, conoscendo Clà sì. Oh, adesso... È il mio locale. Chiamaresti se aveva un aeroplano. Ma che aeroplano? Devo andare a Kozatska, scusatemi. Eccoci qua. È il mio locale, è logico che sia un nightclub. Generiamo uno sparo. Gamesh, ho generato qua. Boss? Sì, un boss. Ragazzi, tutti a premere punto esclamativo boss, che divertente. Non dovete fare nulla di impegnativo, soltanto punto esclamativo boss. Bossiamo tutti insieme, dai. Fatemi volare verso Kozatska. Fatemi volare. Grande Carmelo, scatena la potenza, dai. Grande Casco, grande Lea, grandissimi tutti. Dai che andiamo a farci un mega boss prima di staccare. Abbiamo vinto e sapete perché, ovviamente. Piero Pelù. Quindi qui ci vorrebbe un bel sacerdote a motivarci, un bel punto esclamativo sacerdote. Clà si sente motivato praticamente. Chi che è un merlinese? È sacerdote. Che praticamente ha detto che oggi porta Tomb Raider tutto stealth. Porto Silenzio Muletto. Quello è bello. Ma ragazzi, scusatemi, ho abbassato tanto il volume, magari non sentite bene il nostro Clà. Lo sentite Clà? Ciao Piero Peluche! Grande Piero Peluche! Faccio una trollata pazzesca, ragazzi, inizio il colpo da solo, vi rendete conto, cioè la fallisco, dai, colpo da solo, grande trollata, no, scherzo, dai, però veramente, siamo a buon punto. Beh, dai, è stato un esperimento, bisogna anche fallire prima di riuscire, secondo me fallire è la base per riuscire, no? Ma, sì. Provaci, sì. Non mi costa nulla, mi alleno di più, almeno entrare la strada. Bah, che cacchio. Provaci. Dai che ce la facciamo. Provaci, prof. Quale prof? Del Piero? Era il programma quello con Marco Columbo anni fa. Non me lo ricordavo. Mamma mia, solo io me lo ricorderò. Oh, è morto! Con un po' di mezz'ora li fai preliminare. Un po' più di mezz'ora. Sì, lo so. Ma intanto non è che riesco a fare il colpo, non aspettate. No! Sai che fai? Mi è spawnato dal lontano dal Kozatska, disgraziati! Che ladri, cosa che stai ladri. Facendo, Jack? Cosa stai facendo? Ho fatto dei grossi disastri. Boom. Caduto il telecomando. Per me si è rotto con.
Si è rotto. Può darsi. Mi rendete conto, ragazzi, che sabato alla maratona mi vedrete mangiare in diretta. La prima volta che mangerò in diretta, non è come mangiare una mela. Mangio proprio i bei piattoni di roba buona. Mamma mia. CVD. Questo è un buon Ave guerriero. Comunque veramente un grande guerriero. E invece siamo una coppia invincibile, lui diciamo sempre sabato 2 del pomeriggio fino alle 10, probabilmente anche fino alle 2 di notte. Se me le estendete, se non voi, se qualcuno me la vuole estendere con sub, beat o donazioni, non mai viste. Infatti, dalle 10 e può finire alle 2 di notte, posso farla diventare una 12 ore. Vediamo se troviamo qualche benefattore. Cacciate i soldi. Esatto, cacciate i soldi. No, cacciate non piace dirla così, però è così. Come no? Però è così. Se tra ho capito, dovete 12 pensare. Ore fino io non ho problemi a farlo, sono logorroico, no. Parla ad 8 ore, parla 12 ore, un colpo pronto per sabato, oh sì Andre, facciamo in tempo a farlo il colpo, ci sei tu alle, ma tu ci sei alle 2, vero Andre? Tu ci sei alle 2, mi sembra che è il tuo orario quello, 2 e mezzo, se ci sei veramente partiamo con GTA, poi un picchiaduro, poi vado con Revil, 3 ore di Man of Medan. Quando è che porti Silent Simulator? Ah, di notte? Ma io non so se c'è la notte, quello è il problema. No, alle 2 del pomeriggio, 2 del pomeriggio. Ma che alle 2 di notte? 2 di notte voglio andare a dormire. ragazzi, 2 di notte voglio andare a dormire. Io vado a dormire. No, 2 del pomeriggio. Solito ma quando è che porti Silent Simulator? Scusa. Quello non me lo bannano, quello me lo bannano. Come te lo bannano? Sì. In realtà porto la seduzione di Jack Leone Max. Potresti portare Super Seducer, eh? Ti fai bannare direttamente. Sì, no, Super Seducer non è bannabile come gioco, lo portano comunque. No, lo so. Che palle, però sì. Che palle di gioco Super Seducer, veramente. Che palle di gioco Super Seducer. Così impari come non conquistare una donna. Esatto. Se riesco, preparo il colpo al casino. Dovrà essere in 3. Cla, te devi andare a lavorare alle 2 del pomeriggio. Sabato? No, non lavoro, andrai in giro, no, ma se vuoi, non voglio mica forzarti a fare una cosa, so. ci sei già la sera, non voglio mica farti rappresentirti, boh, facciamo questo colpo, dai, colpo, tanto che faccio partire Rider un po', facciamo colpo. Ah, dimmi quando posso farlo partire. Fai partire. Aspetta. Ah, fatemi vedere un attimo, colpo conclusivo, avvio. Ancora, mancano ancora tipo 10 minuti, qua. Okay, impostazione. Sala d'attesa, buono, chiusa, non voglio fare il colpo con gli sconosciuti, cavolo, faccio 06. Ho ancora 6 minuti di budget, poi faccio, diciamo che ai 3 faccio partire tutto. Cioè? Puoi già salutare. Ho una canzone da 3 minuti e... Ah, posso già prepararlo, quindi? Che bello. No. Allora, fammi vedere l'Onfin. Poi. Punto di filtrazione e ramolo principale. Ok, inizio a preparare. Io già ho messo. Perfetto, 5, dai ragazzi, che figata, in 4, 7 milioni, ma io non so come si fa, per quello volevo allenarmi con te, Andre, scusami. Non a posto, con me proprio, c'è proprio da allenare. Ora, set armi, cecchino silenziatore, guarda che figata, no, ho tolto il silenziatore, no, mettiamolo, via. E poi, boom, ci siamo. Io, ti dovrebbe già apparire. Mi dà il 100% delle quote, sì, ma infatti mi segna che posso farlo, vabbè. Allora, grazie a tutti ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un follow, che tanto con i giochi Rockstar li vedrete spesso. Un bel followone a Jack Leone Max, un bel followone fra poco a Ride ad Angolo del Videogame, che andiamo a raidare, che è la stessa persona che è con me adesso, quindi mi raccomando. Bellissimo. Ma soprattutto a me, così ci divertiamo ragazzi. Certo. Che tanto domani... Silent Hill con il blocco note, già pronto. Poi abbiamo Red Dead Redemption. Blocco note? Sì, per 3 giorni di fila Red Dead Redemption 2. Facciamo, vi divertite ragazzi, vi divertite. Quindi stai barando? Eh? Stai barando? Usare il... Mi sto facendo la marchetta da solo. Ci sta. Ci sta. Quindi grazie a tutti ragazzi, ciao, grazie ancora veramente, grazie per la gallina, eccoci qua, ciao.